Buongiorno, benvenuti a questa neonata Summer School. Carissimi ragazzi e ragazze, vi confesso che non sono l'unica colpevole di questa attività, perché l'abbiamo pensata assieme al professor Aurelio Manzi un paio d'anni fa. Buongiorno. In tempi precedenti a questa pandemia, a questa situazione che ci sta interessando, e quindi abbiamo per un paio d'anni abbandonato l'idea perché non era possibile riunirsi. Oggi finalmente possiamo essere in presenza con le dovute regole e quindi dal nostro punto di vista della scuola questa è già una festa, è già un grosso risultato, perché significa che socialmente e civilmente, condividendo certe regole, siamo arrivati a poter riprendere determinate condizioni di attività formativa, nel nostro caso particolare, e quindi questo è già un bel traguardo, già essere tutti qua. Il tema della Summer School è quello dell'economia circolare. In queste quattro giornate, che però sono divise in moduli antimeridiani e pomeridiani, saranno trattate diverse sfaccettature. Quelle di oggi consistono nella transizione energetica di questa mattina, nel pomeriggio sarà affrontata la transizione ecologica, nei prossimi giorni le aree protette e il geoparco, in modo particolare dedicato naturalmente al parco della Meiella, poi all'agricoltura e a turismo, cultura, artigianato ed arte, che faremo come giornata conclusiva. I ragazzi, presento anche i nostri relatori, che partecipano a queste giornate, sono principalmente delle classi quarte e terze dell'istituto, perché realizzano l'attività della cosiddetta ex alternanza scuola-lavoro, oggi percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento. Quindi per loro questa attività è formativa a tutti gli effetti e farà parte del loro credito scolastico. In questi giorni abbiamo cercato appunto di caratterizzare la trattazione degli argomenti con la presenza di esperti che vi forniranno delle possibilità di riflessione, non certo in aspetti solo contenutistici o collegati ai saperi disciplinari, ma che sono rappresentativi di un mondo del lavoro, della produzione, dell'economia, del pensiero, della cultura che pensa e interpreta questi cambiamenti che stanno interessando il nostro contesto e più in generale la modernità. Sono presenti anche oggi, io li ringrazio vivamente per la scelta e per il tempo che ci stanno dedicando, perché ognuno è preso da mondi lavorativi appunto che li impegnano altamente. Il professor Marco Panara, che poi vi rivedremo essere una persona a noi geneticamente vicina, quasi credo. Il professor Alessandro Stroppa, che è il direttore del CNR di Avezzano, il professor Danilo Di Florio, che insieme a loro ha guidato tematicamente la giornata, che è docente di economia aziendale del nostro istituto, ma è una persona che contemporaneamente negli ultimi anni ha elaborato una visione imprenditoriale che oggi ci offre dei risultati davvero molto interessanti, non soltanto dal punto di vista economico, ma proprio per il risvolto etico e di sostenibilità ambientale che la sua azienda rappresenta. E io ringrazio vivamente anche i rappresentanti della sua azienda, l'ingegnere Massimo Innaurato, Alessandro Di Florio, che è un ex studente della nostra scuola, quindi orgoglio praticamente, una formazione che è già diventata implementazione nel mondo del lavoro e anche noi molto interessanti e delicati. Ringrazio i partner che ci hanno aiutato ad organizzare queste giornate.
In modo privilegiato oggi Casoli Club è un'associazione locale del territorio di Casoli con cui collaboriamo spessissimo su diverse tematiche culturali, dalla storia all'analisi, alle ricerche sia biografiche che insomma gli eventi che hanno caratterizzato questo territorio, ma anche a volte di narrativa e di poesia. Ringrazio questi grandi signori che sono sempre presenti nella nostra vita scolastica e un saluto particolare del loro presidente Antonino Cipolla e gli altri componenti, va anche a Filippo Travaglini che è stato un preside, come faceva adesso, ma è stato soprattutto preside negli anni 60, quando l'istituto professionale si stava formando a Casoli e che davvero rappresenta un pezzo di storia interessantissima dei nostri luoghi. Ringrazio l'associazione Rotary Club della Val di Sangro nella sua neoeletta presidente Annalisa Antichi e il professore che anche oggi l'accompagna come rappresentante del Rotary, a cui auguriamo buon lavoro e speriamo di poter collaborare. In passato abbiamo svolto diversi percorsi sull'alimentazione, sul recupero delle tradizioni, soprattutto dei prodotti locali e del modo anche di rendere utilizzati questi prodotti, cercando di approfondire anche la conoscenza del valore nutrizionale che davano e che oggi invece si sta trascurando per altro. Bene, altra associazione con cui abbiamo partenariato e il cui rappresentante arriverà più tardi è RADI, la rete degli abruzzesi per il talento e l'innovazione, che ha come presidente Giovanni Di Ponzo e ci rivolgerà appunto tardi. Il pomeriggio continuerà con una relazione di Ronchi, videoconferenza perché non potremo avere in presenza e che davvero anche questo dà un segno molto interessante di approfondimento tematico alla nostra Santa Scuola. Nel pomeriggio siete tutti invitati alla visita di Palazzo Tilli, dove andremo a visitare il luogo della memoria del campo di internamento di Casoli e il palazzo stesso, che è molto bello e è uno degli elementi più significativi di bellezza che abbiamo nel nostro territorio casolano. Verso il termine della mattinata arriveranno il direttore generale Antonella Tosa, il nostro ufficio scolastico, e probabilmente anche la responsabile provinciale, la dottoressa Maristella Fortunato. Nella mattinata prevediamo di fare un piccolo break dopo l'intervento dei relatori di questa mattina, una pausa di caffè se ce la facciamo verso le 11:15, dopodiché riprenderemo la lavoro con la tavola rotonda. Nella tavola rotonda do anche un ringraziamento al dottor Massimo Colonna che ci ha raggiunto in questo seminario. E aiutatemi, sto a tu qualcuno, insomma, mi sembra di tutti quelli della forma. Sì, adesso lascio la parola invece allo staff con cui abbiamo curato insieme l'organizzazione di questa Summer School, il professor Aurelio Manzi e il professor Giorgio Lizzi, e poi alla nostra giornalista Gioia Salvatore che condurrà il lavoro della giornata. E già tardi vogliamo lasciare il tempo alle bellissime relazioni che ci saranno. Noi abbiamo voluto organizzare questo incontro con i giovani, con i tecnici del territorio, gli scienziati del territorio, l'espresso del territorio, per riavvicinare i giovani al territorio e al proprio lavoro, perché per farli abituare a discutere, a parlare delle proprie scelte per questo territorio e per la società in cui vivono. E abbiamo voluto iniziare con questa serie di incontri, questa Summer School sull'economia verde.
l'economia di prossimità, l'economia che è rispettosa dell'ambiente, che è rispettosa del lavoro degli uomini, che è rispettosa della dignità degli uomini. Non vogliamo le multinazionali che possono cambiano, vanno dietro i flussi di denaro e possono anche mandare in fallimento un intero Stato. No, vogliamo tornare su un'economia sana dalla base, rispettoso dell'uomo e rispettoso della natura. D'altronde economia e ecologia hanno la stessa radice linguistica greca, oikos, che vuol dire casa, no? I compiti della casa, i rapporti tra gli uomini e l'ambiente nel caso dell'ecologia. Una volta nel movimento ambientalista c'è una frase molto bella: pensare globalmente e agire localmente. Ecco, dovremmo capire i problemi del mondo, capire i problemi della modernità, però anche portarli sul nostro territorio. Però non va dimenticata, ragazzi, la tradizione del territorio, perché dalla tradizione può nascere il futuro. Noi troppo spesso abbiamo buttato i nostri saperi, le nostre tradizioni, ritenendole obsolete, e abbiamo buttate via per avere dei modelli che probabilmente si rivederanno fallimentari. Abbiamo troppo spesso buttato il bambino con l'acqua sporca. Ecco, questo vuole essere un incontro per vedere che anche le persone del territorio, con intelligenza, con applicazioni, con il lavoro, con il rispetto dell'ambiente e del lavoro del mondo, possono fare delle innovazioni a livello nazionale ed europeo. E ci tenevo anche a far parlare l'amico Massimo Colonna per dire quanto l'impegno dei cittadini, la lotta dei cittadini può essere importante per il proprio territorio. Col comitato di Pompa, allora abbiamo evitato che lui era presidente del comitato di Pompa, che una raffineria di metano, peraltro molto sporca di dopo. E Massimo Colonna si sta ora un altro comitato interessando dei problemi relativi all'idroelettrico sui nostri due lati. Ecco, vogliamo, ragazzi, riappropriarci del nostro futuro. Ecco perché questi incontri. Grazie. Buongiorno. Allora, il collega ha parlato di innovazione. In effetti viviamo un periodo di profonda innovazione e noi come scuola Gini Marino, come istituto Gini Marino, non volevamo mancare questo appuntamento, così come già da anni cerchiamo di percorrere quelli che sono gli eventi, le tappe, diciamo, principali di sviluppo della società. E attualmente non c'è settore che sia in piena evoluzione. Abbiamo i dati, i software di intelligenza artificiale, la robotica, i protocolli, i processi, l'hardware, i servizi, le infrastrutture e anche i materiali. Tutti questi settori sono oggetto di interessantissime novità. Come gestire questa? Il problema è come gestire questa epoca di grande innovazione. Bene. Studiando da anni quella che è stata la figura di Gini Marino, e qui c'è un suo discendente, abbiamo scoperto che molte cose, molte ricette per gestire questa transizione sono state già dette 40 se non 50 anni fa proprio da Gini Marino. Ad esempio, come non aver paura di una automazione spinta, perché già Gini Marino in una sua audizione al CNR, l'ingegnere Gini Marino veniva sentito spesso al CNR, aveva detto chiaramente che gli stati che hanno una tecnologia avanzata, come così già era all'epoca l'Italia, non avevano paura di una perdita di manodopera, perché il salto globale tra i nuovi lavori e la perdita di manodopera sarebbe stato sicuramente un salto netto. Cosa diversa che invece sarebbe potuta accadere in economie meno sviluppate. Ma d'altra parte anche Gini Marino aveva anche detto che questo processo di innovazione doveva essere accompagnato da una finanza. Quello che è accaduto con l'industria 4.0 è quello che sta accadendo con i bonus attuali. E quindi noi come scuola, come istituto, non abbiamo voluto mancare a questo che attualmente possiamo definire come proprio un progetto umano del 21 secolo. E come diceva il mio collega, la ricetta è quella di agire, pensare globalmente e agire localmente, così un po' come
l'Unione Europea sta facendo ad esempio nel mondo del digitale, cioè dando delle regole generali a livello europeo, ma poi lasciando ai singoli stati la competenza ad esempio sulla sicurezza informatica o la cyber security. I temi sono molto stimolanti e quindi io vi invito a seguire tutti e quattro questi appuntamenti. Grazie. La mia dirigente scolastica aveva un po' dimenticato il fatto che sono uno dei curatori di questa manifestazione, ma siccome l'ha dimenticata apposta, in quanto sono di casa, quindi sostanzialmente quest'anno sono esattamente 50 anni della mia vita che l'ho passato in questo istituto. Quindi se parliamo di località, se parliamo di territori, sono un po' l'espressione vivente, no? Che è nato, cresciuto e cresciuto in questo territorio e abito a 50 metri da qui. Quindi su questa scuola io ho riposto, no? Tutte le mie speranze e tutti i miei sogni, no? E questo chiaramente mi crea anche un po' di imbarazzo, ma soprattutto di emozione, un'emozione fortissima di trovarmi a parlare di una cosa molto, molto importante, cioè quella di come un modo di agire, un modo di pensare, anche un modo di sognare un territorio, e come questo territorio può essere, come dire, rigenerato, può essere riconquistato sotto certi aspetti. Come? Con la presenza e con l'espressione di tutti i ragazzi. Voi siete il futuro. Voi siete il futuro. Io sono spesso chiamato sempre in tema dell'economia circolare, sono chiamato a vari seminari. Però la cosa che vedo principalmente è la presenza, no? La presenza di quanti giovani sono presenti in questi seminari. E spesso succede il contrario. Spesso ci troviamo a raccontare, no? Di situazioni, no? Come l'ultimo convegno che ho fatto, che ho presenziato, era sulla industrializzazione del sangue. Però viene raccontata in termini di testimonianza storica, ma non in modo da parlare di vere problematiche o quantomeno di quale potrebbe essere il futuro di questo territorio. E quindi ricordarci di questo territorio semplicemente per quello che è stato fatto e non raccontarci effettivamente quali sono stati anche gli errori fatti proprio in questa industrializzazione un po' troppo sbilanciata, un po' troppo legata a degli aspetti, come diceva giustamente il mio collega Aurelio, a degli aspetti, no? Dei soldi, no? Di come è possibile trovare quell'opportunità, però senza tenere conto di quello che noi predazione dei suoli, predazione delle risorse, quella che noi sostanzialmente non teniamo conto di come noi l'abbiamo sfruttato e in che modo l'abbiamo sfruttato questo nostro territorio, a vantaggio di chi? È qui che dobbiamo chiederci una cosa fondamentale, voi già lo dovete sapere, a vantaggio di chi? Non certo del territorio, non certo del futuro di voi giovani. Ora, mi chiedo solo un po' dell'emozione, perché è sempre un'emozione parlare in questa mia casa, no? Però è importante anche vedere cosa si può fare per il territorio. Noi abbiamo scommesso non solo, o io personalmente, non solo sulla formazione, no? Su quello che è il futuro, che è alla base di tutto, è alla base
del discorso che faceva anche il mio collega ingegner Iezzi, in questo momento mi sfuggiva, da dove l'innovazione che cosa porta? Porta a quella che è la formazione in itinere, a quello che è il futuro dei giovani, e laddove la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica è il mezzo necessario e fondamentale affinché si possa pensare e riorientare un po' la modellistica economica. La modellistica economica vecchia, laddove non tiene conto appunto dei territori. E quindi quando noi parliamo della rigenerazione, quando noi parliamo dell'economia circolare, quando noi parliamo di transizione energetica, sono tutte belle parole, bei concetti, però ovviamente noi abbiamo bisogno di cosa? Di formazione, di un cambio di passo a livello culturale. Noi abbiamo bisogno di investimenti che devono essere rivolti alla formazione, perché voi siete il futuro. E quindi parlare quindi di transizione energetica, parlare quindi di rigenerazione senza effettivamente provarci e soprattutto fare, e prima di tutto formarsi in questo nuovo modo di approccio, no? All'economia. L'economia è una scienza sociale, parte di relazioni, ma tutto parte dal territorio. Non si può prescindere parlare di un'economia circolare senza partire dal territorio. Cioè il territorio per il territorio. Perché per il territorio? Perché sostanzialmente non si può neanche prescindere che una nuova economia non può non tener conto di una nuova sociabilità e quindi di una sostenibilità sociale, oltre che ambientale. E solo in ultimo è possibile trarre dei vantaggi. Io come economista d'impresa vi posso dire che tutto questo sono belle parole, sono belle enunciazioni, però sostanzialmente ci vuole pure una sostenibilità economica affinché si possa effettivamente ripartire. Quindi io sono l'espressione, no, di questo territorio, perché con una serie di interventi che noi abbiamo fatto sul territorio, le nostre aziende hanno dato in tempi non sospetti, anzi quest'anno abbiamo quindi in tempi non sospetti, perché queste nostre società esistono, quest'anno compiono 15 anni, quindi non è che parliamo di oggi, perché oggi se ne parla tanto, ma di fatti in giro per l'Italia non ne abbiamo queste realtà. Ma attenzione, la parte sociale, quella è importante. Quello che riguarda voi giovani, e noi annoveriamo diciamo dipendenti di questa scuola, quindi partire dalla formazione, dalla scuola, da questa cultura, e l'abbiamo trasformata in una realtà sociale, quindi sostanzialmente una sostenibilità sociale molto tangibile, laddove noi abbiamo anche attinto a questa scuola, e questa scuola ci ha portato, no, a determinati traguardi. Quindi vedete cosa può fare un territorio. Un territorio ben indirizzato deve pensare prima di tutto a se stessi. Qui non si parla di un discorso politico o magari strumentalizzato per varie ragioni. Qui si parla di una vera ripartenza. Non si può prescindere dal territorio neanche per quanto riguarda il fare, quello che riguarda proprio l'economia circolare. Perché nei fatti il territorio esprime la prossimità delle risorse, qualunque esse siano, diciamo, delle attività produttive, dei cicli produttivi. Un territorio rappresenta una fruibilità e quindi tutte le attività economiche connesse sono quelle attività che poi
possono beneficiare. Ecco la sostenibilità del lavoro. E qui mi riferisco al nostro bel paesaggio. Qui ci riferiamo a un Abruzzo che rappresenta oltre il 30% solo di parchi. E qui ci riferiamo a un Abruzzo che aspetta di essere fruito. Quante sono le attività economiche che possono nascere? Quante e quali sono? Il pensare, di cui tanti soloni parlano, di ricominciare a pensare. Qui non c'è da pensare, qui c'è da formare e da fare. Non c'è niente di più, niente di meno. Certo è che con questa ottica noi riusciamo sicuramente a creare ricchezza e, come dire, guadagno, no? Ma soprattutto quella marginalità che serve ad una economia locale, a un'economia del territorio. Solo così, secondo il mio avviso, possiamo pensare a un vero futuro. A un vero futuro, ma dobbiamo dimostrarlo. Non possiamo solamente gongolarci o comunque esternare, no? Bei principi, belle... Bisogna fare, e bisogna fare ed anche in fretta. Agire subito su di voi. A me mi scrive il cuore di gioia ogni volta che ho di fronte i ragazzi. Io sono stato ragazzo sempre in questa scuola, sono stato insegnante sempre in questa scuola. Diciamo che ho cercato di, e quindi non è che avevo una bella nomea, visto che ero uno degli insegnanti più severi di questo, ero. Teoricamente lo sono ancora, però non c'era, sì, lo sono ancora. E quindi, però, al primo posto ho sempre messo i ragazzi, ho sempre comunque pensato a un futuro, perché voi siete il futuro. Non possiamo parlare quindi di un'economia circolare, a modo di slogan, a modo di quelle multinazionali che questo slogan lo utilizzano solamente per un greenwashing, per vendere i loro prodotti. Qui non sto sparando su come vendere un prodotto, qui io sto parlando di come una metodica di attività, una modellistica economica deve essere trasformata. Come facciamo il prodotto? Come realizziamo il prodotto? Io ho chiuso con le preparazioni, vi ringrazio. Che ha messo in questo intervento. Buongiorno a tutti. E si percepisce questa emozione, però ha reso ancora più importante ciò che ha detto. Quando lei ha detto che bisogna sognare la rigenerazione di un territorio, e quando ha detto c'è da formare e da fare, possiamo dire che ha detto tutto. Quindi grazie per queste parole e per quello che dirà. Intanto io nel salutarvi ringrazio la dirigente scolastica Costanza Cavaliere che mi ha permesso di vivere questa esperienza con voi. Transizione ecologica, questo è l'obiettivo di un mondo che cambia, che sta cambiando, che deve cambiare, ma io metterei dentro la scuola che sta cambiando. Questo appuntamento di oggi è l'espressione di una scuola che cambia, che si mette al centro, che crea questi momenti in cui si approfondiscono tematiche importanti, in cui si aprono nuovi scenari ai giovani. E questo devo davvero dire grazie a chi ha voluto queste giornate estive. Io ero abituata a una scuola che chiudeva a giugno e poi si tornava a settembre. Io ero abituata a sentire l'economia da una parte, quella che fa i soldi, l'ambiente dall'altro, a suo tempo, no? Non si mettevano insieme. E adesso si parla di economia circolare, è urgente, si deve fare, ci si deve muovere, però come diceva il professor Di Florio, i giovani ci sono e quindi se sappiamo far crescere loro, se sappiamo già creare questa nuova cultura, ce la possiamo fare. Quindi grazie ancora alla dirigente e a tutti voi che siete qui, non al mare, ma qui, a guardare che si deve fare per il futuro. Bellissima questa giornata, ancora complimenti, apriamo con gli interventi. Ed è con grande piacere che invito qui per il suo intervento Marco Panara, noto giornalista di Repubblica, economista, anche nipote però, dico anche,
dico principalmente nipote di quell'Algeri Marino che è stato richiamato nell'introduzione, a Algeri Marino al quale è dedicata questa scuola. Io mi siedo perché voglio ascoltarla e prendere qualche appunto di ciò che andrà a dire fra breve. E cedo la parola, accogliamolo anche con una scuola. Sono veramente molto felice di essere qui. Io ho vissuto a Casoli dei periodi meravigliosi della mia infanzia e Algeri Marino, zio Algeri come chiamiamo in casa, era il fratello di mio nonno, del mio amatissimo nonno Giustino, e questo aumenta come dire, il tasso di emozione che c'è a parlare questa sala per quanto mi riguarda. Mi è stato chiesto di fare un intervento di inquadramento, quindi essendo il primo intervento di queste quattro bellissime, dense giornate che vi preparate a seguire, farò il quadro partendo un po' da lontano, ma non vi preoccupate perché sarò rapido, per arrivare a capire perché l'economia circolare e in che cosa si differenzia da quello che abbiamo fatto fino adesso. E comincio veramente molto da lontano, perché comincio da quando questo nostro pianeta, così meravigliosamente generoso, si è formato, e parliamo di circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, 4 miliardi e mezzo di anni fa. 3 miliardi e mezzo di anni fa, in questo pianeta comincia a nascere la vita, ci sono i primi segni di attività biologica con cellule molto semplici, e poi passano i secoli, i millenni, i milioni di anni, e questo pianeta viene come dire, colpito, traumatizzato, trasformato da una serie di eventi. E ci sono stati anche vari periodi di semi-estinzione della vita, che però poi ha sempre trovato il modo di riprendere e di evolversi, fino a che 4 milioni di anni fa, quindi un millesimo di questa lunghissima storia, compare attraverso l'evoluzione l'ominide, il nostro progenitore, che 200.000 anni fa diventa sapiens, diventa molto simile a come siamo noi oggi. Questo Homo sapiens per circa 190.000 anni ha fatto una vita terribile, perché il clima era instabile, si passava da glaciazioni tremende a periodi di surriscaldamento, e vagava alla ricerca di condizioni di vivibilità accettabili. Poi a un certo punto, grazie a due protagonisti della storia geofisica e biologica del pianeta, e cioè il biossido di carbonio e l'ossigeno, la situazione cambia. Circa 11.700 anni fa l'ultima glaciazione finisce, i ghiacci si sciolgono, la definizione del pianeta comincia a somigliare molto a come noi lo conosciamo, e comincia un periodo di stabilità climatica, che è quella condizione di stabilità climatica positiva, nel senso con delle temperature medie accettabili. Ovviamente fa molto freddo ai poli, fa più caldo all'equatore, però ci sono le stagioni, c'è una stabilità che è quella che consente all'uomo di stabilizzarsi, di cominciare a trasformarsi da cacciatore e raccoglitore in agricoltore, a creare un rapporto diverso con la natura, in grande simbiosi con la natura, perché l'uomo impara a cogliere, diciamo, a capire i meccanismi delle stagioni, come coltivare la terra, come aumentare la produttività della terra. Questo periodo meraviglioso nel quale noi ancora viviamo è uno dei più lunghi periodi di stabilità climatica nella storia del pianeta, e si chiama Olocene, e noi siamo ancora nell'Olocene, anche se siamo in una parte purtroppo forse finale di questo Olocene,
perché siamo entrati in una fase che è stata chiamata antropocene, in cui l'uomo sta determinando una serie di effetti su questo equilibrio straordinario che ha consentito alla comunità degli uomini di crescere e di svilupparsi e di creare le mille meravigliose civiltà che costellano la nostra storia. Questi 11.700 anni, diciamo, l'evoluzione di questa comunità degli uomini è stata abbastanza stabile, con un tasso di crescita demografica diciamo basso, equilibrato, con processi di urbanizzazione molto lenti, con una capacità di prodotto pro capite, con una crescita lenta che ha consentito un'accumulazione e quindi la possibilità di fornire dei servizi. Cioè, non tutto quello che si produceva serviva per nutrire chi lo produceva, c'era cioè un'eccedenza che ha consentito di, per esempio, finanziare, di avere delle classi sacerdotali, delle classi militari, dei mercanti, cioè di avere delle attività al servizio della comunità oltre a chi produceva il cibo. Questa crescita demografica e evolutiva, vi do qualche numero per capire che cosa, che tipo di evoluzione abbiamo avuto. Si dice, in base a calcoli che io dei quali non sono in grado di dire, di dare diciamo un giudizio, che nel 10.000 avanti Cristo, quindi 12.000 anni fa, eravamo all'inizio di questo Olocene, il pianeta fosse abitato da circa 1 milione di uomini, di esseri umani. Nell'anno 1000 avanti Cristo 50 milioni, nell'anno 1 200 milioni, nell'anno 1000 dopo Cristo 400 milioni, cioè nei primi 1000 anni della storia, diciamo, dell'epoca cristiana, la popolazione globale è raddoppiata da 200 a 400 milioni. Nel 1700, e indico questa data perché è una data importante, perché in quel secolo succede qualcosa, eravamo 682 milioni, quindi il tasso di crescita ancora in quella parte della storia è stato abbastanza lineare. Nel 1900 eravamo 1650 milioni, cioè in 200 anni la popolazione mondiale si era quasi triplicata, quindi c'è stato un impatto demografico, un'evoluzione demografica molto rapida. Nel 2000 eravamo 6 miliardi, quindi in un secolo siamo quadruplicati. Oggi siamo quasi 8 miliardi. Questa evoluzione, se noi guardiamo tutte le curve, vediamo che la curva della demografia, la curva della produttività, la curva dell'urbanizzazione sono diciamo sostanzialmente piatte, cioè lievissima crescita dall'anno zero di 10.000 anni fa fino al 1750 e poi c'è una curva e poi dall'Ottocento cominciano a impennarsi. Perché? Perché nel XVIII secolo c'è un passaggio chiave della storia, passaggio che ha cambiato la storia. Noi studiamo molto, perlomeno nei miei testi si studiavano molto i re, le guerre, i poteri, ma si studiava poco come dire, l'evoluzione della tecnologia che ha cambiato la storia assai più profondamente di quanto non lo abbiano fatto gli eventi, diciamo così, politici. La cosa che avviene in quel XVIII secolo è che l'uomo, che fino ad allora aveva imparato con grande sapienza e con grande creatività a utilizzare l'energia fornita dalla natura, imbrigliando il vento nelle vele, nei mulini a vento, l'acqua nei mulini a ruota, la forza degli animali, i muscoli degli animali, ed era questa l'energia che poteva utilizzare, impara a produrre l'energia e a produrre dove gli serve e quando gli serve, perché un certo tizio, signore, inventa il motore a vapore. Con il motore a vapore l'energia, l'uomo diventa padrone dell'energia e questo cambia, questa energia può muovere le macchine e le macchine, il processo, diciamo, processo produttivo che prima era affidato alle mani degli uomini e in parte alla forza degli animali,
guidati, addestrati, guidati dagli uomini, viene affidato alle macchine. Ma non è solo, cioè è un cambiamento, è il vero cambiamento epocale, è il cambiamento della storia dei primi, diciamo, 11.000 anni di questo Olocene nell'era moderna. Questa trasformazione ha un impatto gigantesco su tutto, ha un impatto gigantesco sulla demografia, ha un impatto gigantesco sulla produttività, ha un impatto gigantesco sull'urbanizzazione, ha un impatto gigantesco sui rapporti tra le classi sociali, ha un impatto gigantesco su tutto, sul costume, sul modo di vivere, sul benessere, è profondamente trasformato. E ha però anche un altro impatto, perché cambia il rapporto dell'uomo con la natura. Il rapporto dell'uomo con la natura, fino a quando l'uomo non possedeva l'energia, era un rapporto simbiotico. Io sono un grande appassionato di letteratura marinaresca. Fino alle navi, diciamo, con motore a vapore, i piroscafi, era il vento che determinava le rotte, che determinava i periodi in cui si poteva attraversare gli oceani. Erano le maree quelle che dettavano gli orari in cui uscire dai porti. Cioè, l'agricoltura, la produzione, la mobilità, la vita erano legati fortissimamente, intrinsecamente ai meccanismi naturali. Quando l'uomo impara a controllare l'energia, questo rapporto si trasforma, perché l'uomo diventa molto più padrone di se stesso, tanto più padrone di se stesso da trasformare il suo rapporto con la natura, che da simbiotico diventa estrattivo. L'uomo comincia a immaginare di controllare la natura, di dominare la natura e di asservirla alle sue esigenze, e non solo pensa di farlo, ma lo fa. E quindi si trasforma, cambia tutto. E ovviamente questo cambiamento ha consentito un progresso, un aumento della qualità, un miglioramento della qualità della vita, del benessere, un superamento di fatiche inenarrabili. Cioè, noi non possiamo immaginare quanto fosse dura la vita di un contadino, di un marinaio, di un trasportatore, di un costruttore, quando noi vediamo il Colosseo, gli obelischi, le cupole, e cerchiamo di immaginare come hanno portato lassù quelle pietre. Ci dobbiamo rendere conto di quanta ingegneria, cioè di quanto ingegno ci fosse nei meccanismi utilizzati, di leve eccetera, ma anche di quanta fatica, di quale sforzo immane fosse necessario per fare tutto questo. L'altra faccia della medaglia, come dicevo, è questa, sono due facce della medaglia, che questo aumento del benessere, delle possibilità, diciamo, non è stata uguale per lui, perché è stata una parte del mondo dove i processi di industrializzazione sono cominciati prima, dove i frutti di tutto ciò sono stati raccolti, e noi siamo fortunati di far parte di quella parte del mondo, e ci sono altre parti del mondo dove tutto questo invece è accaduto molto dopo, o addirittura non è accaduto ancora, e sarà un problema quando accadrà. Adesso che succede dal punto di vista fisico al nostro pianeta? Succede che bruciando combustibili fossili per produrre quell'energia della quale l'uomo è diventato padrone, e distruggendo le foreste per bruciare la legna o per ampliare le terre coltivabili, abbiamo alterato uno dei cicli chiave dell'equilibrio dell'ecosistema, che è il ciclo della CO2. Poi dall'inizio del Novecento, utilizzando concimi azotati e a base di fosfati, abbiamo alterato il ciclo dell'azoto e del fosforo, che sono anch'essi fondamentali, estraendo acqua geologica, cioè dalle profondità, e utilizzandola diciamo soprattutto per l'irrigazione, abbiamo alterato il ciclo dell'acqua. Alterando il ciclo, abbiamo alterato indirettamente anche il ciclo dell'ossigeno. Alterando il ciclo dell'acqua, dell'ossigeno, del biossido di carbonio,
della fosforo e dell'azoto, noi abbiamo, come dire, è come se noi andassimo a farci le analisi e il risultato ci dicesse che abbiamo i trigliceridi fuori misura, il colesterolo fuori misura, eccetera. Cioè abbiamo alterato i fattori di equilibrio della vita del biosistema, con una serie di conseguenze, due delle quali, tra le tante, sono mortali, cioè sono potenzialmente, ma è un potenzialmente che non è legato a un forse, è legato a un quando, se non cambiamo meccanismi, e c'è l'alterazione del clima e la distruzione della biodiversità. Questo clima dell'Olocene, che è stato stabile per 11.000 anni e che ha consentito al genere umano di crescere, cioè di moltiplicarsi demograficamente e di crescere dal punto di vista civile, quindi del sapere, della conoscenza, della condivisione, della tecnologia, eccetera, noi l'abbiamo alterato. Abbiamo immesso nel sistema dei meccanismi che tali per i quali questo clima sta cambiando, è già cambiando in parte, già è aumentato di 1,5 gradi la temperatura media del pianeta, e ci sembra poco, ma in realtà è una quantità enorme se pensiamo che le oscillazioni in questi 10.000 anni sono state, ci sono state ovviamente, ma sono state sempre inferiori e non sono mai state determinate da noi. La distruzione della biodiversità è un altro elemento dirompente, perché la biodiversità è, come posso dire, è la sostanza della possibilità della vita, perché l'elefante, la formica, io e voi, ciascuno di noi ha una funzione in questo sistema, e noi distruggendo non degli individui animali o vegetali, ma delle specie, migliaia e migliaia di specie, milioni di specie, mettiamo a rischio l'equilibrio della vita. Quindi quello che dicevo è che a causa dei comportamenti degli uomini determinati da questa evoluzione, favolosa per altri versi, la macchina, la pianeta Terra è come se fosse una macchina che ha una serie di capacità nelle quali ci andremo, perde colpi, funziona meno bene, e quell'equilibrio che l'Olocene ci ha assicurato e che ci ha permesso di vivere e di prosperare si è alterato. Come dicevo prima, non è a rischio, è già alterato, è una cosa che è già successa. Noi oggi parliamo di sostenibilità ambientale, economica e sociale, e diciamo una cosa molto bella, molto giusta, molto importante, ma anche fuorviante, perché queste tre cose, l'ambiente, la società, l'economia, non sono sullo stesso piano. La sostenibilità ambientale è l'infrastruttura indispensabile per l'apertura. Se non abbiamo l'ossigeno, se non abbiamo l'acqua, di quale sostenibilità sociale, di quale sostenibilità economica parliamo? Quindi la sostenibilità ambientale è, come dire, la premessa, no? È come dire, quello del quale non possiamo fare a meno. Noi abbiamo fatto in questi 200 anni, abbiamo fatto il contrario, abbiamo, come dire, messo al centro essenzialmente la crescita economica come effetto collaterale importantissimo, fondamentale, ma non sempre, come dire, perseguito, c'è stata l'evoluzione sociale, e tutto questo l'abbiamo fatto utilizzando l'ambiente, quindi l'ambiente l'abbiamo messo al terzo posto dal punto di vista dei nostri, l'abbiamo messo al servizio. Ora, questa operazione di inversione delle priorità, dalla simbiosi all'estrazione nel rispetto della natura, è che questa è l'operazione che noi abbiamo determinato, non mettono a rischio il pianeta se la caverà, perché ha avuto dei traumi enormi e questi 11.000 anni dell'Olocene sono un pezzettino infimo di una storia di 4,5 miliardi, mette a rischio noi, cioè quello che rischia di succedere, ma qui ripeto rischia non nel senso che c'è un forse, ma c'è un quando, c'è un a meno che, e che
la nostra specie possa trovarsi o si troverà in condizioni ambientali che non le consentono la sopravvivenza, o che le consentono una sopravvivenza soltanto marginale. Il meccanismo che ci ha portato a questo, che ci ha portato a determinare questa alterazione dell'ecosistema, è basato su un modello economico, che è quello che noi abbiamo conosciuto fino a ieri, che è l'economia lineare. E cos'è l'economia lineare? L'economia lineare è una cosa molto semplice: prendiamo dalla natura quello che ci serve, lo trasformiamo, lo utilizziamo e quel che resta lo buttiamo. È un meccanismo molto logico, direi, neanche, posso dire, in sé drammatico, se non quando la dinamica e la dimensione di questa attività estrattiva, trasformativa, consumativa e di produzione di rifiuti non diventa di dimensioni tali che la macchina del pianeta Terra non è più in grado di assorbirla, perché la natura, il biosistema, l'ecosistema ha una sua capacità di assorbire i rifiuti, di assorbire gli sprechi, di curare le ferite che gli vengono inferte da altri, da eventi naturali, ma anche da giovani. Così come ha una capacità di produrre beni e servizi che noi utilizziamo, no? L'aria, l'acqua, il legno, il cibo, le fibre, l'ambiente in senso generale, la cultura che la natura ci trasferisce. È stato anche valutato, e sono numeri, diciamo, che usiamo semplicemente come parametri, che la produzione della natura, cioè quello che la natura ci regala ogni anno, vale 85 mila miliardi di dollari, poco di più di quello che noi produciamo e costruiamo con la parola PIL, con l'acronimo PIL, prodotto lordo. Che cosa è successo? È successo che questa capacità della natura di produrre e di curarsi e di curare ha i suoi tempi. È successo che attraverso l'aumento della nostra attività, del nostro approccio estrattivo nei confronti di questo sistema, c'è stato un disaccoppiamento tra i tempi nostri di consumo, spreco, produzione di rifiuti e i tempi della natura di rigenerare tutto ciò. Quindi che cosa succede? Che noi, da un certo punto in poi della nostra storia, abbiamo cominciato a consumare della natura più di quanto la natura è in grado di produrre. C'è un metro di tutto ciò. C'è un'organizzazione che si chiama Global Footprint Network, la quale ogni anno calcola l'impronta ecologica di ciascun paese e del pianeta, e ci dice la data in cui abbiamo consumato tutte le risorse che, quel, diciamo, che in un anno, solo in 365 giorni, l'ecosistema è in grado di produrre. Quella data arriva ogni anno prima. Nel 2020 per il pianeta è arrivato il 22 agosto, per l'Italia nel 2021 il 13 maggio. Che vuol dire questa data? C'è un esempio. L'esempio è che io il 22 agosto ho già speso tutti i soldi, tutti gli stipendi che io dovrei incassare nell'anno 2020, che avrei incassato l'anno. E quindi dal 22 agosto in poi io che faccio? O utilizzo i miei risparmi se li ho, oppure prendo dei soldi e faccio. Ecco, è quello che noi stiamo facendo con la natura. Noi stiamo utilizzando il capitale naturale, cioè stiamo erodendo il capitale naturale e sottraendolo ovviamente a voi, cioè alle generazioni successive. Naturalmente tutto questo non può durare, perché il capitale naturale che cos'ha? Ritornando a una metafora di contabilità domestica, se io ho un reddito da lavoro e questo reddito da lavoro mi basta per i primi 8 mesi dell'anno,
e poi consumo e risparmio, che pure il risparmio ne produce un reddito. Man mano che consumo e risparmio, il reddito prodotto dal risparmio diminuisce. Quindi mi impoverisco ulteriormente, perdo reddito e perdo capitale. Un altro dato che ci può aiutare a capire la dinamica di questo processo: nel 1980, cioè solo 40 anni fa, noi già non eravamo virtuosi ovviamente, e consumavamo ogni anno, abbiamo consumato in quell'anno, nel 1980, il 119% della biocapacità, cioè della capacità del pianeta di produrre quei beni che noi utilizziamo. Quindi eravamo già erodendo il capitale. Nel 2017, l'ultimo dato disponibile, siamo arrivati al 173%, cioè non ci mangiamo quote di patrimonio crescenti. Naturalmente, quindi è necessario oggi dire basta, ma non è facile dire basta, perché non tutti consumiamo lo stesso patrimonio e rendimento, diciamo, del sistema della biocapacità nello stesso mondo. Non tutti abbiamo cominciato nello stesso momento, cioè noi, come dire, paesi industrializzati, occidentali, eccetera, eccetera, siamo quelli che abbiamo cominciato a consumare prima e che ne consumiamo di più. Altri popoli meno fortunati ne hanno consumato molto di meno, hanno delle quote, il loro footprint a volte addirittura inferiore alla biocapacità. Questo rende anche molto complicato, molto difficili le trattative, per esempio, per raggiungere accordi sul controllo del clima e tutto quello che riguarda, no, la ricostruzione di una sostenibilità, perché ci sono dei popoli e dei paesi che giustamente dicono: vabbè, ma voi vi siete già mangiati tutto e noi ancora abbiamo cominciato a mangiare, ci dite che non possiamo accedere a queste risorse e dobbiamo, come dire, compromettere il futuro. Vi faccio un altro esempio banale ma terribile. Se tutti gli esseri umani del pianeta consumassero come i danesi, un popolo virtuoso, ci vorrebbero 4,3 pianeti Terra. Se tutti consumassero come gli americani degli Stati Uniti, ce ne vorrebbero 5. Se tutti consumassero come quelli del Ghana, basterebbero 0,9. Ecco, per dare una dimensione. Questa crescita così forte e rapida del consumo si è impennata negli ultimi 50 anni. Si è impennata negli ultimi 50 anni perché, per due ragioni. Perché è l'esito, come dire, ovvio dell'economia lineare del modello di crescita, ma negli ultimi 50 anni si è affermato un modello economico che ha una chiave molto semplice: crescita, ovviamente l'obiettivo fisso, permanente della crescita, il cui motore devono essere i consumi, e questi consumi devono essere alimentati, questi consumi non devono, ma vengono di fatto alimentati con il debito. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui diciamo, la nostra cultura materiale è impregnata di questo rapporto di crescita-consumi, in cui side effect, effetto collaterale, ancora una volta trasmesso sulle generazioni successive, è il debito. E il debito, guardate, l'Italia è un paese che ha un grande debito pubblico ed è un enorme problema. Ma paesi che hanno un debito pubblico più basso hanno un grande debito privato, quindi più o meno tutti siamo terribilmente indebitati, e quindi abbiamo un debito nei confronti del futuro e quindi delle giovani generazioni. Quindi il primo motivo per il quale c'è stata questa impennata in questi 50 anni è stata questo modello economico portato all'estremo, no? Abbiamo chiamato consumismo. L'altra ragione è una ragione bella, cioè l'allargamento dell'area dello sviluppo e del benessere a popoli e latitudini e paesi che prima non ne erano esclusi. Oggi questo modello lineare
esaltata dall'ennesima potenza, è nella percezione della non di tutti, proprio, ma della, di moltissimi, forse della maggioranza, non è più sostenibile. E non è più sostenibile, comincio dalla società, non è più sostenibile socialmente, perché questo processo, i meccanismi che ne è stato, hanno determinato in quasi tutti i paesi un aumento esponenziale delle disuguaglianze e della concentrazione della ricchezza. Questa cosa qui, uno diceva bene, ci sono i ricchi e ci sono i poveri, ma non è così, non è rappresentabile solo così, perché ha un effetto, la concentrazione della ricchezza ha un effetto sui meccanismi dell'economia. Perché, e qui vi faccio un altro esempio molto semplice, molto banale, se io guadagno 1000 euro al mese, probabilmente rispetto tutti, al massimo posso risparmiare qualche 10 euro, qualche 20 euro, e accumulando trasformerò in un frigorifero, in un nuovo divano, in un viaggio. Quindi sono soldi che rimangono in circolo nell'economia reale. Se io guadagno 100.000 euro al mese, devo dire che forse i primi due mesi rispetto tutti, ma poi diventa molto difficile spenderli perché avrò già tutto. E quindi si crea un meccanismo di accumulazione e questi soldi escono dal ciclo dell'economia reale e vanno nel ciclo dell'economia finanziaria e quindi non tornano, non aumentano la ricchezza collettiva diffusa, ma aumentano la ricchezza di chi li possiede. Quindi un effetto importantissimo della insostenibilità sociale di questo modello è l'effetto economico, cioè il fatto che una quantità crescente di risorse accumulatesi per la concentrazione della ricchezza escono dal ciclo dell'economia, dell'economia reale, quella che dà da vivere, che dà come dire, alla maggior parte delle persone ed entrano nell'economia finanziaria. Quindi insostenibilità sociale, insostenibilità economica, insostenibilità ambientale. Perché? Perché stiamo bruciando la biocapacità, perché stiamo, quindi la capacità della terra di produrre le risorse di cui abbiamo bisogno, e stiamo alterando il clima e quindi rompendo quell'equilibrio che ha consentito alla specie uomo di prosperare. E qui arriviamo all'economia circolare, e sono molto vicino alla conclusione, vi ringrazio per la pazienza. L'economia circolare è non la risposta, è una risposta possibile, non a tutti i problemi, ma a un problema molto importante, che è quello del rapporto tra, diciamo, il rapporto estrattivo tra l'uomo e la natura, per ritornare a un rapporto simbiotico tra l'uomo e la natura. Che cos'è l'economia circolare? È una cosa molto semplice, vuol dire l'economia circolare che non si butta nulla, che tutto viene utilizzato, quello che si estrae viene utilizzato e poi ritorna il più possibile, una percentuale più alta possibile, alla natura in una maniera tale che la natura lo possa a sua volta, con la sua macchina straordinaria, rimettere in circolo e ritrasformarlo in quei beni di cui abbiamo bisogno. Il primo mattoncino dell'economia circolare è consumare meno, cioè comprare di meno, avere meno cose. Se noi guardiamo il nostro armadio, le nostre cassette, il nostro frigorifero, la nostra cantina, il nostro ripostiglio, sono pieni di cose che non utilizziamo. Mi viene in mente una cosa che mi ha colpito molto, che ho letto con qualche libro di cui non ricordo l'autore e me ne scuso con lui, che lui faceva l'esempio del trapano. Credo che quasi ogni casa ci sia un trapano. E lui dice, questo autore diceva, ma quanti minuti l'anno noi utilizziamo questo trapano? 5, 10, 15, mezz'ora? Dice, noi non abbiamo bisogno di trapani, noi abbiamo bisogno di buchi. E allora forse quel trapano, se fosse messo in condivisione, avremmo bisogno di molti meno trapani e tutti quanti avremmo lo stesso servizio. Ma questo è un piccolo, giocoso esempio di come noi abbiamo troppo e quindi consumare e avere meno. Ma ci sono, per arrivare all'economia circolare, tre gruppi di azioni fondamentali. Ecoefficienza nella produzione e nell'uso, poi vi dettaglierò molto rapidamente. Allungamento della vita utile dei prodotti e delle loro parti, utilizzo e riutilizzo dei materiali. C'è una tabellina
in cui c'è una, come dire, una specie di gerarchia, no? Un itinerario tra tutto questo. Quindi la prima cosa è rimpiazzare, rendere il prodotto ridondante, abbandonando la sua funzione oppure ottenendola con un prodotto diverso, rendere l'uso del prodotto intensivo, e quindi la condivisione, il tram, maggiore efficienza della produzione consumando meno risorse materiali e materie prime, meno risorse naturali e materie prime. Questa è una cosa fondamentale, cioè oggi lo spreco nella produzione di un phon è enorme, cioè produrre un phon che peserà 400 grammi probabilmente ci vogliono 4-5 kg di materiali, gli altri 3 kg e 6 diventano scarti, anzi diventano rifiuti. Bisogna progettare in maniera tale da ridurre molto questa cosa. Una volta che il prodotto c'è, dobbiamo condividerlo, quindi renderlo utilizzabile da altri consumatori, non buttarlo appena si rompe, come succedeva un tempo prima di questi 50 anni, io che ne ho 66 me lo ricordo, le cose si riparavano e quindi si sostituiva un pezzo e poi si continuava a utilizzare. Oggi sempre meno, oggi si butta. Restaurare i prodotti, utilizzare le parti di ricambio estratte da un prodotto a fine vita, utilizzare il prodotto, le sue parti per ottenere nuovi prodotti con funzioni diverse, quindi allungare la vita del prodotto, però il prodotto a un certo punto la sua vita finisce e allora dobbiamo recuperare il materiale da cui è composto e fare in modo, se possibile, di recuperare le materie prime seconde, no? Di recuperare questi materiali nella loro integrità, se è possibile, quindi con le stesse caratteristiche del materiale vergine, oppure, se questo non è possibile, ottenere materiali di una qualità inferiore, ma comunque utilizzabile. E infine, se tutto questo non è possibile, non basta, rimarrà sempre qualcosa, utilizzare questo qualcosa che deve essere residuale per recuperare. Ovviamente passare all'energia, a un'economia circolare è un'operazione titanica, epocale, che pone delle problematiche gigantesche, a cominciare da che cosa ne facciamo della capacità produttiva e dei lavoratori impegnati nella capacità produttiva per alimentare i nostri forsennati consumi. Naturalmente, come diceva Zia Algeri e come è stato citato, dall'innovazione e dalla trasformazione si bruciano attività ma se ne creano delle nuove. C'è un gap, c'è un vuoto tra queste due sedie che va colmato, e questo vuoto va colmato anche attraverso un'attività di formazione intensissima. Quindi c'è, come dire, una gestione sociale del passaggio dall'economia lineare all'economia circolare che è un impegno enorme, del quale ci dobbiamo fare carico. E poi c'è l'operazione fisica, e cioè ricostruire, ricreare processi di progettazione che tengano conto dell'utilizzo delle materie necessarie, quindi il meno possibile. Primo aspetto di una progettazione all'interno dell'economia circolare. Seconda cosa, la possibilità di riparare, rendere fattibile e facile la sostituzione di parti, la riparazione. Terza cosa, rendere disassemblabile il prodotto in modo che le materie che lo compongono sono isolabili e riutilizzabili, rimettibili in circolo. Naturalmente cambia la progettazione, devono cambiare i processi di produttivi, deve cambiare la commercializzazione, dobbiamo tornare un po' all'antico nella manutenzione, nell'assistenza. Non partiamo da zero, perché l'Italia per esempio nel riciclo è un paese che ha una capacità molto notevole della carta, delle plastiche, dell'alluminio, del ferro. Nella condivisione, l'economia della condivisione è una cosa recente che è figlia della digitalizzazione, delle piattaforme digitali, che la rendono possibile, ma diciamo il car sharing, il bike sharing, c'è un grande successo quest'anno di alcune app sulla compravendita di abiti usati e di cose usate online, quindi c'è un processo. L'industria si sta adeguando in parte,
particolare l'industria dell'auto e degli elettrodomestici nella progettazione, siccome c'è questo concetto della responsabilità del produttore per tutto il ciclo di vita del prodotto, stanno cominciando a progettare macchine ed elettrodomestici in modo che siano disassemblabili e aggiustabili. C'è moltissimo lavoro da fare, c'è un lavoro gigantesco da fare che è necessario ma non sufficiente, come dicevo prima. Questo ci aiuterà a recuperare un po' di giorni nella scadenza del nostro footprint, spero alcuni mesi, in modo che possiamo ritornare a un rapporto equilibrato tra i tempi nostri di utilizzo e i tempi della natura di rigenerazione. Poi naturalmente la battaglia è importantissima per bloccare o ridurre i cambiamenti climatici. C'è moltissimo lavoro da fare, c'è moltissimo lavoro da fare nei processi produttivi, nell'economia, nella politica, ma c'è moltissimo da fare nel nostro rapporto con noi stessi, con quello che ci circonda, soprattutto su una cosa, e qui concludo, sui meccanismi della nostra gratificazione. I meccanismi della nostra gratificazione oggi sono esageratamente spostati sulle cose, dobbiamo riportarli su noi stessi, sul rapporto con le altre persone, sul rapporto con la natura, sul rapporto con il bello. Non abbiamo bisogno forse di così tante cose per essere felici. Grazie. Grazie che ci ha ricordato anche i danni che nei secoli abbiamo fatto, anche inconsapevoli forse all'inizio, danni all'ambiente, quindi bisogna cambiare rotta, invertire le priorità. E ha toccato anche l'altro tema fondamentale, ma consumando meno andiamo a nuocere a delle aziende, e lì si apre tutto quell'altro scenario al quale lei ha fatto riferimento. Ovviamente la ricerca è importante, la ricerca è fondamentale nell'economia circolare, nella transizione energetica, e qui invito Alessandro Stroffa, che è fisico, ricercatore del CNR, dirigente di ricerca, grazie ancora Panana, e parliamo professore il microfono glielo passo, vengo da lei così leggere il microfono. Quindi l'intervento di oggi essenzialmente sarà abbastanza divulgativo. Io sono un fisico d'Anteria, un fisico di Olio, e quindi studiamo i materiali, in particolare materiali che possono avere delle applicazioni interessanti e che entrano effettivamente in questo frangente della transizione ecologica e anche nella vita circolare. Quindi con piacere osservo che il professor Gennarino ha avuto dei contatti con il CNR a suo tempo, quindi vorrei introdurre brevemente la tematica dell'intervento e il nostro ente di ricerca. Quindi parleremo di nuovi materiali, di queste perossiti ipide, che sono essenzialmente dei materiali innovativi per applicazioni fotovoltaiche. Quindi, come ho detto, sono del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e questo è il più grande ente di ricerca a livello italiano e si occupa di diverse attività di ricerca. E qui ricordiamo il programma principale, quindi scienze biomediche, terra e ambiente, ingegneria
materia, fisica, chimica e tecnologia dei materiali, settore agroalimentare e anche scienze umane. CNR è una realtà distribuita sul territorio nazionale, quindi abbiamo vari sedi da nord a sud. E come detto, più grande ricerca, in effetti sono stati circa 9.000 dipendenti, e il 60% dei quali sono ricercatori che si occupano di diverse attività di ricerca che abbiamo prima menzionato. E a queste fanno riferimento, diciamo, 7 dipartimenti. In particolare io appartengo al Dipartimento di Scienza Fisica e Tecnologia della Materia. Ci sono grandi attività in termini di brevetti e anche come nuove aziende collegate anche al settore di ricerca, quindi spin-off, e ci sono più di 5.000 collaborazioni nazionali e internazionali. Quindi il CNR, in realtà distribuita, consta di vari istituti. Il mio istituto è chiamato SPIN. SPIN rievoca la proprietà dell'elettronica. SPIN, in realtà qui abbiamo a che fare con l'acronimo, Superconductor Subside ed altri tecnologi di Materials and Devices. È un istituto nuovo, nato nel 2010. Essenzialmente si occupa appunto di materiali innovativi e applicazioni nel campo dell'elettronica e dell'energia. Qui abbiamo riassunto i numeri delle attività dell'istituto in termini, diciamo, di fondi per anno, la maggior parte dei quali viene dalla comunità europea, pubblicazioni per anno e poi, diciamo, la visione in termini, diciamo, di ricercatori. L'istituto anche qui è distribuito sul territorio, in particolare c'è la sede centrale a Genova e poi ci sono le varie sedi secondarie, in particolare questa, diciamo, dell'Aquila. L'istituto anche in questo contesto ha diverse attività, un'attività principale è quella di materiali funzionali per l'energia e per l'ambiente, studiamo anche materiali superconduttivi per generare materiali per l'elettronica quantistica e la sincronica, e ci sono diverse altre attività riguardo materiali complessi con interazione, diciamo, di spin, di articolo, applicazioni anche biometriche, perché materiali interessanti hanno importanti applicazioni in campo biometrico. In particolare, dicevo, l'unità dell'Aquila, della quale sono delegato del direttore, e quindi abbiamo un'importante, diciamo, attività di ricerca all'Aquila. E, diciamo, il nostro istituto di ingegneria SPIN è a sede presso l'Università dell'Aquila, in particolare presso il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, con il quale collaboriamo. E per quanto riguarda le attività di ricerca, essenzialmente facciamo quello che si chiama modellizzazione a principi clinici, cioè studiamo il materiale definendo nella qualità delle, diciamo, caratteristiche chimiche degli atomi che compongono il materiale e la sua struttura. E in base a questo siamo in grado di ottenere le proprietà, diciamo, dei materiali di interesse. Quindi c'è un campo riguardo ferroelettricità e magnetismo, oppure a compimento o la coesistenza di queste proprietà della materiale diretta con ferroelettricità o magnetologicità. In particolare c'è anche un campo di ottica non lineare con arco corta e plasmonica, che in generale è metamateriale. Per quanto riguarda i sistemi che studiamo, nell'ultimo periodo ci siamo focalizzati su questi composti ferrosilicici, ibridi, ibridi organici e inorganici, che hanno importanti applicazioni nell'ambito, diciamo, del fotovoltaico. Ci sono poi altri casi, classi materiali tridimensionali, nuovi materiali che sono stati sintetizzati di recente, per cui sintetizzati magari non si conoscono bene le proprietà, e quindi è importante studiare questa teorico, le loro caratteristiche e naturalmente anche capire nuove caratteristiche di questi materiali. Quindi per studiare questo facciamo uso della meccanica quantistica si basa appunto sulle equazioni Schrödinger, e essenzialmente per noi i materiali sono nuclei, come gli studenti sapete già, nuclei e elettroni, e quindi abbiamo un'equazione che ci permette di studiare le proprietà degli elettroni nel materiale. Per far questo l'idea è di focalizzarsi sulla funzione d'onda e di storia.
quindi dalla meccanica quantistica, in realtà c'è una formulazione equivalente che si chiama teoria del funzionale dell'entità, ad opera diciamo dei grandi scienziati di Norimberga, come successivamente conosciamo, essenzialmente ha riformulato questa meccanica quantistica in termini di maniera equivalente, e questa è oggigiorno utilizzata appunto nello studio dei materiali, essenzialmente perché riduce, semplifica il problema da un sistema di elettroni, sistemi interagenti, quindi sentono la presenza dell'uno dell'altro, diciamo via interazione elettrostatica, riduce a un sistema equivalente fittizio di particelle non interagenti. Essenzialmente ci focalizziamo su questo sistema equivalente per studiare le proprietà dei materiali. Per far questo non utilizziamo equazioni abbiamo bisogno di computer, in particolare super computer, perché i calcoli sono molto complessi, quindi si richiede una elevata potenza computazionale, e quindi spesso abbiamo anche collaboratori in Cina che ci hanno fornito accesso a delle macchine super potenti, questa era prima nel mondo del 2015, e attraverso questi conti possiamo calcolare, studiare le proprietà presenti di stato fondamentale. Essenzialmente struttura elettronica, quella che chiamiamo bande energetiche, inizia di stato. Poi possiamo studiare anche proprietà magnetiche dei materiali, tutta la tecnologia odierna è basata su materiali magnetici, proprietà ottiche, proprietà vibrazionali e così via. Quindi essenzialmente abbiamo a che fare con materiali, con questa teoria di FP, Expansion Theory, e poi con Universal Science, quella che si chiama Computational Material Science, scienze materiali computazionali. Se vogliamo un terzo modo di fare fisica teorica, fisica sperimentale, e poi c'è questo terzo modo che è un modo di sviluppare anni. Quindi modellizzazione dei materiali, e questo è importante perché ci permette di accedere alle proprietà macroscopiche, però avere un'interpretazione microscopica, quindi capire perché un materiale ha certe caratteristiche in termini delle proprietà microscopiche degli atomi del quale è fatto e come sono legati questi atomi. Una volta focalizzata l'attenzione sulle proprietà del materiale, possiamo definire dei modelli semplificati che permettono di spiegare perché questo materiale ha queste proprietà e mettere in evidenza le variabili che condizionano le proprietà del materiale stesso. E poi possiamo fare quelli che si chiamano computational experiments, cioè sono esperimenti computazionali. Operando con delle simulazioni al computer, effettivamente ho la proprietà, ho la possibilità di modificare i parametri della mia simulazione, quindi vedere come il materiale cambia le sue proprietà. E questo è molto importante perché ci permette anche di predire oppure teorizzare nuovi materiali. E poi possiamo fare appunto material design, essenzialmente posso partire da un materiale di base e poi posso immaginare cosa succede cambiando la composizione chimica, oppure cosa succede alla sua proprietà fotovoltaica se cambio costituenti atomici. E quindi posso effettivamente anche fare un confronto con l'esperimento. Una parte del suo esperimento che ha sintetizzato un materiale che ci dà delle caratteristiche di questo materiale, posso calcolare e confrontare con il risultato sperimentale. A volte devo controllare degli errori, quindi sappiamo che la teoria ha delle approssimazioni, però dobbiamo essere in grado di controllare questi errori, in particolare stimare questi errori sulle proprietà che stiamo studiando. Quindi, computational material science, possiamo partire dagli esperimenti, quindi da uno step teorico attraverso successivi passi, abbiamo comprensione teorica verso la teoria, utilizzando questa che si chiama computational modeling, utilizzando la teoria delle funzionali dell'entità, possiamo utilizzare modelli semplificativi, vedete hamiltoniani modelli, quindi in termini di spin per quanto riguarda la parte magnetica, oppure dai vani della parte elettronica, e poi possiamo fare riferimento anche alle proprietà di simmetria, perché le proprietà di simmetria dei materiali sono determinanti per la presenza o meno di alcune proprietà fisiche del materiale in esame. Oppure possiamo fare l'inverso, partire dalla teoria e quindi andare verso l'esperimento, e quindi in questo caso possiamo fare delle simulazioni teoriche. Noi stessi abbiamo predetto l'esistenza di materiale 10 anni fa, in
efficientemente è stato sintetizzato secondo quanto avevamo effettivamente suggerito. Quindi, visto che abbiamo parlato di simmetrie, ci sono qui studenti presi di studio, quindi simmetria, sì, together, diciamo, insieme, metodo di misura, quindi fa riferimento a qualcosa diciamo, di ben proporzionato, di un'armonia, che tuttavia è stato preso anche da Platone, con i 5 soldi Platone, che sono simmetrici e ovviamente anche collegati diciamo, a un significato di bellezza intrinseca del solido stesso. Il matematico fisico Hermann Weyl effettivamente collegava questa simmetria anche a un senso diciamo, di bellezza. Tuttavia la simmetria vediamo in tutti gli oggetti che ci circondano, se vogliamo, quindi abbiamo una simmetria bilaterale spesso riscontrata in architettura, nelle piante, parlavamo prima di biologia, quindi abbiamo simmetrie rotazionali. Anche in arte ci sono artisti che si dilettano con l'utilizzo di colori, ma simmetrie, e quindi abbiamo quadri particolarmente simmetrici. E poi ci sono diciamo, studi riguardo alla bellezza del viso, uomo o donna, e in particolare la connessione all'armonia di questa, del viso, alle proporzioni geometriche, alla simmetria intrinseca di questo viso. E poi ci sono persone che su Instagram postano delle foto e ricevono dei follower semplicemente perché la foto risulta essere particolarmente simmetrica, ma presa diciamo, da realtà quotidiana. Poi tutti noi ci utilizziamo i selfies, e anche io una volta intanto utilizzo e ho fatto un selfie e inviato a mia moglie dicendo sto tornando. Dopo un po' mi chiama e mi dice come perché se ne faccio che è successo. Effettivamente avevo sbagliato perché avevo inviato un'immagine invertita simmetrica allo specchio, quindi l'immagine precedente la fede sembrava essere sul mano destra, mentre l'immagine reale è chiaramente sulla sinistra. Quindi quando inviate selfie, sempre attenzione se inviate l'immagine reale oppure l'immagine diciamo formata come mirror image. E poi c'era il grande premio Nobel, Felix Anderson, che diceva che anche lo studio della fisica deve essere tutto uno studio sulla simmetria. Effettivamente noi facciamo anche uno studio della simmetria dei materiali, e quindi se ricordate il quadro particolarmente simmetrico, ci possiamo sovrapporre strutture cristalline particolarmente simmetriche, e quindi qui vedete questo è proprio il materiale reale sintetizzato che abbiamo studiato, ma vedete che simmetria particolare che ha il sistema. Effettivamente possiamo studiare questo soprattutto diciamo un campo di fisica che la cristallografia, che va a studiare come questi atomi si rispondono ovviamente nello spazio, e poi siamo interessati a cambiamenti di stato, quindi da un sistema ad alta simmetria verso un sistema a bassa simmetria, variando temperatura o pressione. Questa si chiama una transizione diciamo, di fase. Per gli studenti essenzialmente un analogo, un esempio che rappresenta questa transizione di fase potrebbe essere un quadrato che viene formato e cambia le proprietà di simmetria fino a diventare un rettangolo. Tuttavia queste transizioni di fase, come detto, diminuiscono la simmetria, variano la simmetria, e in accordo diciamo, a Curie è effettivamente la symmetry breaking, la rottura di simmetria che permette l'esistenza di alcune proprietà del materiale che poi effettivamente possiamo utilizzare nelle applicazioni diciamo robotiche. Per esempio in questo caso abbiamo qui un insieme di punti, c'è un punto particolare, questo al centro, e questo è un centro di inversione, così semplice ma ha un'importante conseguenza. Sappiamo, se abbiamo qui un dipolo elettrico, la presenza di questo centro di inversione impone che esista un dipolo esattamente opposto. Quindi se andiamo a considerare il nostro materiale, dovrebbe essere elettricamente non attivo. Okay? Se tuttavia rimuoviamo questo centro di inversione, quindi si chiama un piano di simmetria, beh, allora è possibile che abbiamo un ordine elettrico. Ordine elettrico vuol dire che il materiale ha un campo elettrico interno. Questo in realtà è molto importante per le applicazioni tecnologiche e anche nel fotovoltaico. Poi c'è un'altra simmetria importante, diciamo, meccanica quantistica, tempo di asimmetry, non andiamo in dettaglio, ma in realtà è quella che utilizzate con i vostri dispositivi elettronici per magazzinare memoria. Quindi se rompete questa simmetria avete la possibilità di avere un ordine magnetico materiale, e quindi potete immagazzinare informazione, spin up, spin down, magnetizzazione up o down,
utilizzando questa proprietà del materiale che deriva essenzialmente da questa rottura di simmetria. Quindi, venendo al cuore del contributo, abbiamo parlato prima di transizione energetica, quindi essenzialmente l'idea di spostare l'attenzione da fonti energetiche non rinnovabili verso fonti energetiche rinnovabili, e quindi in particolare fotovoltaico risulta essere una di quelle fonti energetiche che producono inquinamento. Quindi quello che facciamo nelle prossime slide abbiamo insieme di meccanismo fisico per quanto riguarda l'interazione luce materia che permette effettivamente di convertire l'energia solare in energia elettrica. Successivamente ci focalizziamo su alcuni materiali che abbiamo studiato ma che presentavo qui in maniera molto divulgativa, ma sono molto interessanti oggigiorno perché hanno importantissime proprietà che probabilmente saranno i nuovi materiali nelle applicazioni energetiche, e poi andremo verso le conclusioni. Quindi essenzialmente le keywords, diciamo, questa è la nostra, come il professor Panara prima ha introdotto, la circular economy. Essenzialmente io posso estrarre risorse, poi posso progettare, posso costruire e poi effettivamente utilizzo. Poi posso andare verso gestione, cioè posso utilizzare questo materiale, questa sarebbe l'economia lineare, oppure le posso utilizzare per altri scopi, quindi o le riutilizzo oppure cambio lo scopo del materiale che ho utilizzato, lo posso ristrutturare o posso eventualmente riciclarlo completamente. Quindi abbiamo l'economia circolare. Poi la transizione energetica, quindi ho detto spostare l'attenzione dai combustibili fossili a situazioni in cui abbiamo bassa emissione di inquinamento e quindi energie rinnovabili. E quindi parliamo di energia solare oppure energia eolica, eccetera. Quindi, dal punto di vista fisico, abbiamo a che fare con l'effetto fotovoltaico, essenzialmente abbiamo la luce che è composta di fotoni. Il fotone è quanto è iniziale della reazione elettromagnetica, quindi possiamo immaginare una particella che ha una certa energia. L'energia espressa in termini costante H che diventa costante di Planck e la sua frequenza, la frequenza della radiazione. E quindi questa luce prodotta dal Sole, composta di fotoni, poi interagisce con la materia. Quale il meccanismo che permette la conversione di luce solare in energia elettrica? Beh, dobbiamo ricordare la materia sposta da nuclei ed elettroni. Quindi, come si descrive lo stato dell'elettrone degli elettroni nel nostro sistema. Quindi posso fare riferimento a un semplicissimo esempio, qui in cui l'elettrone occupa uno stato che chiamiamo econono, che poi abbiamo a che fare con un fotone che avrà una certa energia, però questo fotone ha un'energia esattamente uguale alla differenza E2 rispetto a E1 in termini di livelli energetici. Quindi abbiamo due livelli energetici, caso semplice, l'elettrone occupa quello più bassa energia e poi abbiamo il livello energetico successivo. Se il fotone ha un'energia associata pari a questa differenza di energia, allora c'è quello che si chiama l'assorbimento del fotone e quindi c'è l'eccitazione dell'elettrone a uno stato a più alta energia. Quindi il sistema ha assorbito energia dal fotone. E quindi quello che si chiama salto quantum jump. Questo è poi example, in realtà abbiamo un sistema complesso formato da molti nuclei, molti elettroni, il sistema si distribuisce in bande energetiche, abbiamo bande di valenza occupate da molti elettroni, poi le bande di conduzione sono quelle che sono state libere, che possono essere occupate da altri elettroni. E quindi possiamo immaginare un nuovo processo precedente, quindi abbiamo il fotone, c'è di nuovo un assorbimento, vuol dire che l'elettrone da solo fondamentale acquista questa energia, assorbe questa energia e si presenta in uno stato di alta energia nella fase di conduzione, ma al suo posto compare questa assenza di elettrone, come se fosse una carica positiva, quindi la chiamiamo buca. Quindi abbiamo una coppia elettrone-buca. Effettivamente
c'è un'energia che non ci sono stati disponibili nel sistema, ci sono stati occupati e stati liberi di conduzione. Quindi se il protone ha un'energia che è maggiore uguale di questo salto energetico, ovviamente ci può essere questo assorbimento e si crea quella che si chiama coppia elettrone nulla, elettrone in tale conduzione, e c'è al suo posto un'assenza di elettroni che chiamiamo buca. Quindi effettivamente diventa una carica positiva. Quindi una volta creata questa coppia elettrone buca, se abbiamo quindi di nuovo un fotone, c'è un processo di assorbimento, c'è una reazione di coppia elettrone buca, quindi se io riesco a utilizzare queste due cariche essenzialmente, posso generare effettivamente corrente, e questo lo posso fare attraverso un campo elettrico, perché in questo caso riesco a separare le due cariche, l'elettrone andrà in buca, andrà in una direzione, l'elettrone nella parte opposta, avendo cariche opposte, quindi effettivamente se vado a chiudere il circuito ho la possibilità di creare una corrente elettrica. Quindi preso questo processo quantistico, alla fine diciamo, l'energia solare, interpretata in termini diciamo, quanti di energia, il processo elementare di assorbimento, questo assorbimento produce questa coppia elettronica, riesco a separare queste coppie, e quindi effettivamente il circuito ho la generazione diciamo, di corrente elettrica, e quindi effettivamente faccio riferimento a quello che chiamo effetto fotovoltaico. E quindi torna di nuovo questo esempio. Capite bene che se rompiamo la simmetria e quindi permettono al materiale di avere un campo elettrico interno, effettivamente questa raccolta, diciamo, questa separazione di carica può essere facilitata. Quindi effettivamente studiare altri materiali che hanno unità fotovoltaica, ma che hanno all'interno dello stesso materiale un campo elettrico interno, può effettivamente aumentare l'efficienza, diciamo, energetica di conversione. E quindi abbiamo a che fare con materiale fotovoltaico che permette appunto di convertire energia solare radiante in energia elettrica. Sappiamo tutti che ci sono materiali fotovoltaici di prima e seconda generazione, essenzialmente basati sul silicio o altri semiconduttori, non andiamo qui in dettaglio, ma proprio negli ultimi anni, parlo proprio degli ultimi 10 anni, sono emersi nuovi materiali per applicazioni fotovoltaiche, le cosiddette perovskiti ibride. Perché sono dette ibride? Essenzialmente fanno riferimento a una composizione organico e inorganica del materiale stesso, mentre un semiconduttore è un materiale inorganico, questa perovskite ibride ha diciamo doppia valenza organica e inorganica. E qui diciamo, c'è un sito che riporta tutti diciamo, i principali filoni di ricerca in questo questa tematica del fotovoltaico, e in particolare per le ibride, vedete che questa è la curva dell'efficienza, quindi quanto è in grado il materiale di trasformare l'energia solare in energia elettrica, quindi maggiore efficienza, maggiore frazione di energia solare che trasforma in energia elettrica. E vedete che questa efficienza per queste perovskite ibride è cresciuta velocemente negli ultimi anni e in tempo relativamente breve. Quindi effettivamente l'attenzione internazionale su questi materiali è molto alta, perché l'efficienza è aumentata nel giro di pochi anni, e quindi è arrivata degli standard, diciamo quest'anno, l'anno scorso, circa il 30%, che effettivamente è molto alta, e quindi si suppone che continuando ancora con la ricerca e tutto, si potrà avere una maggiore efficienza. Il problema è che questa efficienza viene raggiunta nel momento in laboratorio, quindi c'è il successivo step che sarà quello della commercializzazione e risolvere tutte le problematiche al momento presenti in questi materiali. Quindi dal punto di vista diciamo, della letteratura internazionale, negli ultimi anni c'è stato detto, una grande attenzione, quindi molti diciamo, studi su importanti riviste scientifiche, Nature Science. Come vedete di nuovo qui nel 2010 avevamo un'efficienza del 3/4%, e nel 2015 siamo arrivati già al 15%, e ora nel 2021 sono quasi al 30%, quindi capite bene che questa curva sta crescendo velocemente, e quindi è molto probabile che nei prossimi anni, probabilmente, si arriverà a una commercializzazione diciamo, di questi nuovi materiali fotovoltaici. Quindi per lo scrivere, diciamo, dal punto di vista strutturale, diciamo, il materiale è molto semplice, abbiamo una struttura diciamo, con un atomo cubo, un atomo centrale, e
poi abbiamo atomi e bipoci che possono essere cationi e X possono essere anioni. Si chiama perossica perché è stato scoperto naturale e poi nominata da mineralogista perossica. Questa perossica è inorganica, è studiata da decenni ormai, tuttavia è studiata per molte interessanti qualità, per velocità, magnetismo, superconduttività, eccetera. Quindi da questa struttura cristallina in realtà si tende a utilizzare le nuove perossiche che sono invertibili, perché essenzialmente rincasa questo sito di un atomo, lo rincasa con cationo organico, okay. E poi questo sito B, in questo caso è il piombo, e poi abbiamo l'iodio. Effettivamente questa classe di perossica è quella che viene utilizzata, viene studiata attualmente per queste applicazioni fotovoltaiche. Quindi sono importanti anche perché diciamo, sul sito A abbiamo cationi organici, quindi abbiamo la possibilità di manovrare molto più facilmente rispetto alle mie stesse, nel senso posso cambiare molto in maniera molto più bassa la struttura, la composizione chimica del materiale, quindi abbiamo diversi siti A, diversi siti X, e quindi abbiamo diciamo, la possibilità di passare da questa semplice perossica a questa perossica ibride, e possiamo ulteriormente utilizzare, se vogliamo, introducendo un legante organico. Quindi abbiamo un'altra classe di legati, anche se molto importanti per altre, diciamo, vedere. Quindi è come se avessimo un ponte tra la scienza di materiali inorganica e la chimica organica. Quindi noi abbiamo studiato, arrivo alle conclusioni, questa particolare perossica chimica, dove abbiamo un catione a forma di lithium, e qui al posto del piombo abbiamo in realtà lo stagno, quindi quella a base di piombo è stata la prima cosa studiata, che ovviamente ha rivoluzionato diciamo, la scienza materiale che si è occupata del campo fotovoltaico. L'idea che il piombo, come sappiamo, è un elemento diciamo, nocivo, e quindi si cercava di studiare anche in termini di efficienza energetica materiali simili, però che sostituissero il piombo con lo stagno, che è meno nocivo. E così abbiamo studiato questo materiale. Questi sono diciamo, la sua struttura cristallina. La cosa importante è che questo cationo organico, come gli studenti conosceranno, è una molecola dipolare, che è un momento di dipolo magnetico. Quindi questo può essere importante perché questi dipoli possono allinearsi, quindi creare quel campo elettrico interno che eventualmente va a facilitare la generazione di carichi elettronegative e quindi la generazione di corrente. Quindi abbiamo effettivamente lavorato diciamo, negli ultimi anni su questi materiali, e una pubblicazione che è apparsa appunto sul pubblico qualche anno fa, dove effettivamente abbiamo studiato questa perossica a base di stagno. E poi c'è stato un comunicato stampa da parte del CNR riguardo al nostro studio, e successivamente ripreso dal giornale Il Centro e poi dalla divulgazione scientifica di Scienze, Focus, e poi altri siti che si occupano appunto diciamo, del fotovoltaico con queste perossiche ibride. Abbiamo anche diciamo, studiato diverse classi di perossiche ibride, abbiamo recentemente pubblicato questo libro, e come detto facciamo uso di potenti supercomputer, quindi non solo in Cina ma anche negli Stati Uniti, con gruppi collaboratori di ricerca, e queste sono le nostre relazioni internazionali, molte in Europa, molte altre in Cina, importanti istituzioni di ricerca in Cina e poi anche negli Stati Uniti. Ok, questi sono i ringraziamenti per molti dei miei collaboratori, alcuni del CNR e altri diciamo, delle istituzioni straniere, e vi ringrazio per l'attenzione. Parleremo dopo il break, giusto? Adesso c'è un break di quanti minuti? 15 minuti, e poi ci ritroveremo con altri interessanti argomenti. Grazie. Allora, per il break abbiamo fatto due stanze separate, sono un secondo, la prima stanza diciamo
è la densa di tante cose. Ripartiamo con dei saluti che arrivano da partner, i partner che ha già citato in apertura la dirigente scolastica. Allora, iniziamo da Annalisa Chichi del Rotary Club Atenza Media Val di Sacro, che porta il suo saluto. Mi avvicino a lei così le porto il microfono. Prego. Grazie mille. Buongiorno a tutti e intanto ringrazio per questo invito. In primis Costanza, che è sempre tanto vicina a noi come Rotary, e poi un ringraziamento speciale a Danilo, che tra le altre cose, oltre alla sua formazione, è anche socio del Rotary di Atessa Media Val di Sacro. Non vado nel tecnico perché sicuramente ci sono persone che lo fanno e lo hanno fatto già prima di me, però giusto per interessarvi un attimino vi racconto un po' che cos'è il Rotary. Il Rotary è un'associazione che si occupa da 116 anni di servire il mondo per cercare di migliorare le vite delle persone. E ci sono, proprio come nel CNR, 7 aree di intervento. Qui si parlava di dipartimenti, noi invece abbiamo delle aree di intervento. E l'ultima, che è stata inserita proprio quest'anno, dal 1 luglio, è quella dedicata all'ambiente, quindi cosa di meglio proprio che coglie e appoggia appieno il tema di oggi che stiamo affrontando. In particolare quindi Rotary è un'associazione di persone che nasce ancora prima dai ragazzi, proprio come voi, perché esiste un club Interact che coinvolge ragazzi dai 13 ai 18 anni e poi un club Rotaract che coinvolge ragazzi dai 18 ai 30 anni. Quindi molto spesso si riesce a coinvolgersi nelle iniziative a favore del territorio, delle persone che hanno più bisogno, quindi cercare di affrontare dei problemi e migliorarli, stando tra amici. Quindi la cosa bella è che in questa associazione si riesce a frequentare i propri amici e quindi a realizzare delle cose molto belle e interessanti senza sforzo, senza peso, quindi con enorme piacere. Non vado troppo a fondo, però se vi fa piacere insomma incuriosirvi, se volete sapere qualcosa in più, potete seguire le nostre pagine social sia su Facebook che su Instagram cercando Rotary Club Atessa Media Val di Sacro. Grazie ancora per l'invito e buon lavoro. Grazie per essere stato qui. Ed ora parliamo di RADI, rete di abruzzesi per il talento e l'innovazione. Il professor Giovanni Difonso, che ha creato questa grande realtà che è RADI, che si interessa di formazione di giovani, di talenti, di fuga di cervelli, di tante cose, e ci sta molto bene in questa giornata di cui si parla di futuro, di cui si parla di formazione. Prego. Ecco, Gioia ha reso il servizio che ha reso formare, per cui io sono contento. Come RADI, quello che lei ha detto veramente vorrebbe essere, non è poi così facile, tra il desiderio e poi la realizzazione, e non potevamo mancare a un'iniziativa di questa natura, di questo livello così coinvolgente. E prego tutti i relatori, non l'ho potuto fare prima perché era un genere di attività, di tenere conto della fatica che fanno i giovani, che raramente hanno avuto la fortuna che hanno in questa scuola, in questa occasione, di seguirvi. E quindi dovete, sia coi tempi e sia nella impostazione dei vostri interventi, mettervi dalla loro parte e leggere nella vostra testa quello che avete deciso di regalarci oggi. Tanti auguri a tutti e ci rivediamo ancora nei giorni prossimi e quindi ci saranno nuove occasioni. Grazie. Ora il saluto del primo cittadino di Casoli, il sindaco Massimo Tiberini. Casoli. Un applauso a tutti e sindaco. Grazie per questa bellissima accoglienza, grazie ragazzi, veramente mi facilitate l'intervento, così sarò molto
breve che porta il saluto di tutta l'amministrazione comunale, ma soprattutto voglio ringraziare i dirigenti, gli insegnanti, tutte le persone che danno veramente lustro alla nostra cittadina con le tante attività che riuscite a fare e a mettere in campo. Io ho la certezza di una cosa, siamo tutti parte di un sistema unico e dobbiamo ruotare nei ruoli. Io adesso sto facendo il sindaco, ma domani farò un'altra cosa e potrò portare le mie esperienze e auspico la vostra partecipazione anche alle attività amministrative comunali, perché voi siete una risorsa estremamente consistente e importante che ci darà molto molto sviluppo. Quindi grazie a ognuno di voi e proseguiamo con i lavori, così sono stato estremamente sintetico. Grazie a Gioia. Grazie sindaco, è una grande responsabilità che hanno dato a questi giovani, perché ovviamente loro sono il futuro e quindi perché no impegnarsi nella vita amministrativa, nella politica, impegnarsi. Allora, torniamo ai lavori e adesso riparliamo di ambiente, di chi si è impegnato, di chi porta avanti, non diciamo battaglie, ma istanze per difendere il territorio, per difendere l'ambiente di questo territorio. Massimo Colonna, appunto, ci racconta. Grazie per l'invito. Io sono stato studente, quindi accolgo l'invito di Giovanni di cercare di essere sintetico e di attirare la vostra attenzione. Abbiamo parlato già con i precedenti relatori del pensare globale e io vi racconto un paio di episodi che hanno riguardato il nostro territorio per vedere come poi questo pensare globale si debba tramutare nell'agire locale. Abbiamo parlato di tutto ciò che sta accadendo nel mondo, quindi è stato raccontato l'evoluzione, il raddoppio della popolazione mondiale negli ultimi 50 anni, la grande fame di energia, la produzione di questa energia da idrocarburi, da fonti fossili, quindi il problema dell'effetto serra. Non è stato nominato oggi, ma il problema è l'effetto serra. Un fenomeno che ha stabilizzato il clima sulla Terra per molti anni, che però adesso sta diventando un effetto troppo forte, cioè la produzione di CO2 sta facendo sì che in realtà questo fenomeno che ha stabilizzato il clima lo sta surriscaldando troppo. Io sono un chimico, però non mi addentro nelle questioni chimiche. Certo, da chimico non mi interessa molto il grosso dibattito che c'è a livello mondiale se la quantità di CO2 prodotta dalle attività antropiche sono tali da cambiare il clima oppure se sono irrilevanti. Ne produciamo troppo, dobbiamo ridurla, a prescindere, senza avere una dimostrazione scientifica del fatto che siamo noi ad incidere su questa cosa. Per chi è credente, io non lo so, ma per chi è credente lo fa per proteggere ciò che ci ha dato Dio, per chi non lo è per proteggere la natura. Fatto sta che la problematica è questa. Da qui transizione energetica. Una definizione chimica è quella di spostare le fonti di energia nel rapporto carbonio-idrogeno verso l'idrogeno piuttosto che il carbonio, di come si è fatto fino ad adesso. Quindi la panoramica del pensare globale ce lo siamo visti e ci può sembrare che queste tematiche poi siano avulse dalla nostra vita e dalla nostra realtà, dalle nostre piccole realtà, visto che siamo in piccoli paesi. In realtà non è così. E quindi nella media Val di Sangro negli ultimi anni ci sono stati due importanti istanze che hanno riguardato proprio la produzione di energia e quali fonti dobbiamo utilizzare per produrre energia. La prima istanza è quella dell'impianto Sant'Angelo. Probabilmente voi che siete di Casoli questo termine non vi dirà granché, in realtà stiamo parlando dell'infrastruttura di produzione di energia idroelettrica che sfrutta il lago di Bomba, il lago di Casoli e la centrale idroelettrica di Altino. È un impianto che è stato realizzato
negli anni 50, è entrato in funzione nel 1958 ed è un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, quindi sfrutta l'energia dell'acqua che viene accumulata nei due invasi, viene sfruttata l'energia potenziale dell'altezza, perché le invasi stanno a monte e le turbine stanno a monte. Questa è una prima istanza. Poi nello stesso identico territorio, quindi nel sottosuolo, sopra c'è il lago, nel sottosuolo c'è la più grande e più grande giacimento di gas naturale in terraferma non ancora sfruttato in Italia. E queste due possibilità di produrre energia, una da fonte rinnovabile e una da fonte fossile, si trovano esattamente negli stessi luoghi, quindi nella nostra media Valle Sacro, e l'agire globale si deve tramutare in scelte politiche che devono privilegiare una fonte piuttosto che l'altra. Cosa sta accadendo e cosa è accaduto negli ultimi anni? Sapete che c'è stata una multinazionale statunitense che ha cercato di sfruttare il giacimento di gas che si chiama Colle Santo e che si trova nella media Val di Sangro, diciamo, i pozzi sono stati scavati nel territorio di Bomba. A Bomba e con l'aiuto di tutti i paesi limitrofi abbiamo costituito un comitato di cittadini, ci siamo battuti 8 anni, 2 pronunciamenti del Comitato Via della Regione Abruzzo, 2 ricorsi al TAR, siamo arrivati alla sentenza del Consiglio di Stato. Fino ad adesso siamo riusciti a bloccare quel tentativo, ma lo abbiamo fatto non per una repulsione ideologica verso gli idrocarburi fossili, ma perché l'estrazione del gas avveniva in un luogo dove c'erano delle importantissime frane ancora attive, per cui l'estrazione del gas avrebbe potuto compromettere tutto. E lo abbiamo fatto anche per un altro motivo, perché come dicevo prima, il giacimento di gas sta nel sottosuolo, in superficie c'è il lago di Bomba che fa parte dell'infrastruttura chiamata Sant'Angelo. E veniamo ai giorni nostri. La concessione Sant'Angelo è stata affidata ad Acea, che era una società pubblica, e si occupava di produrre energia elettrica che veniva prodotta sul nostro territorio e trasferita integralmente a Roma per illuminare la città di Roma. Quindi oggi si è parlato appunto anche di attività che hanno depauperato il territorio. Questo è un esempio classico di distruzione del nostro territorio a beneficio di altri. Io conosco in particolare le esperienze del mio paese, Pompa, attualmente un paese piccolissimo, ma che all'epoca era un paese di grandissime tradizioni. Nel 1896 Pompa ha eletto 4 deputati nel regno al Parlamento del Regno delle Due Sicilie. Nel primo Parlamento repubblicano avevamo 2 deputati cittadini di Pompa, di cui uno Silvio Spaventa, che è stato anche ministro. Successivamente l'unico paese della provincia di Chieti che al referendum monarchia della Repubblica ha vinto la Repubblica con il doppio dei voti rispetto alla monarchia. Questa è la storia del mio paese, questa è la storia di Bomba. Con la scelta di fare quel lago, ed è stata anche una scelta nostra, perché ci sono racconti di addirittura di scioperi fatti per favorire la costruzione di questa infrastruttura. Durante gli anni della costruzione, quindi dall'inizio degli anni 50 fino al 58, abbiamo avuto un grosso boom, perché la popolazione è triplicata, il paese era pieno di lavoratori tecnici che venivano da tutta Italia. L'anno dopo la fine della costruzione della diga, il paese è stato distrutto, perché in un anno è emigrata la metà della popolazione, tutti in età lavorativa. Quindi all'emigrazione che abbiamo conosciuto in tutti i paesi,
noi abbiamo avuto questo flusso ulteriore che ha annientato definitivamente il nostro paese. Adesso ci troviamo che la concessione alla CEA è scaduta dal 2013 e da allora bisogna fare un bando per affidare una nuova concessione. Finora questo non è stato fatto e abbiamo anche un'altra grossa problematica che riguarda sia il lago di Pompa che il lago di Casoli, ossia il gestore per obbligo di legge avrebbe dovuto effettuare la maggior opera di manutenzione straordinaria, che è un obbligo di legge dal 1999, che è quello del dragaggio in vasi per il ripristino delle capacità originali. Nei 60 anni di sfruttamento di questo, diciamo, di questa infrastruttura che produce energia idroelettrica, quindi da fonti rinnovabili, che genera utili inimmaginabili per i nostri piccoli paesi, quest'opera non è mai stata fatta. Qual è il rischio? Il rischio è che la concessione è scaduta, il gestore potrebbe andare via e lasciare alla Regione Abruzzo, che per legge è proprietaria di questi invasi, un'infrastruttura praticamente decotta. Quindi potremmo assistere per l'ennesima volta all'esempio di un'infrastruttura realizzata con fondi statali affidata ad un privato che ne ha ricavato utili per 60 anni e non ha fatto le opere di manutenzione che servivano per mantenere quell'infrastruttura e la riconsegna praticamente non più funzionale. Veniamo ai giorni dopo, ai giorni nostri, e concludo il mio intervento come amministratore comunale, perché l'amore per la terra fa sì che, nonostante tu abbia studiato a Pisa e abiti a Pescara, sono amministratore comunale a Pompa, abbiamo costituito un'associazione dei 16 comuni portatori di interesse nella concessione Sant'Angelo e stiamo lavorando per provare a costituire una società per partecipare al prossimo bando per una gestione diretta dell'impianto, che è l'unico modo per conciliare l'utilizzo dell'acqua come produzione di energia con gli altri usi che invece si fanno dell'acqua e che sono indispensabili per il territorio, quale l'irrigazione, l'uso potabile, lo spegnimento degli incendi. Quando circa un paio di anni fa abbiamo iniziato questo percorso, questa idea di una gestione diretta dell'impianto sembrava a tutti un'utopia, una cosa assolutamente irraggiungibile, e molti dei miei colleghi amministratori vedono questa cosa come un qualcosa che è assolutamente irraggiungibile e che non si può fare, grazie anche alla demonizzazione che è stata fatta negli ultimi anni di tutto ciò che è gestione pubblica di un tempo. Concludo dicendovi che questa idea non è affatto pubblica, perché a giugno di quest'anno il Canton Ticino ha emanato una propria legge regionale con cui si impegna a non rinnovare nessuna concessione idroelettrica, sia di quelle scadute che di quelle in scadenza, per gestirle tutte direttamente e raggiungere l'autonomia energetica al 100% da fonte rinnovabile. Se questo è possibile in Svizzera, io chiedo al nostro territorio perché non possa essere fatto anche in provincia di Chieti. Grazie. Grazie davvero, perché agli studenti vi è fatto capire che proprio qui vicino, al lago di Pompa, si può fare l'economia, e anche lago di Casoli, l'economia circolare, l'energia rinnovabile, turismo, che può rappresentare proprio quella forma di economia che viene da questo territorio. Quindi io auguro che la battaglia, l'istanza,
casa possa andare a buon fine, che i comuni possano gestire questa energia che viene dall'invaso, della primovella applicata dell'invaso. Grazie, grazie davvero. Intanto saluto anche il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, al quale darò la parola al termine, la dottoressa Antonella Tozza. E noi adesso entriamo un po' nel mondo Solis. Entriamo nel mondo Solis, ma io lo devo chiamare professore perché lui vuole essere chiamato così, oggi nelle vesti di insegnante, di colui che parla da anni e che continua a parlare agli studenti, e quindi ripartiamo da Danilo Di Florio. Prego. Allora, io nella preparazione stamattina ho parlato di che cosa possa essere, cosa può significare per questa scuola, per questo territorio, un nuovo modo di pensare. E io ho detto anche come è possibile fare. E vi ho detto anche che in ogni caso è l'unica cosa possibile, non c'è un'alternativa. Sia nel modo di pensare l'economia, e sia nel modo di pensare la socialità. E cosa significa la equa redistribuzione del reddito? Qui entriamo nel campo vero dell'economia. Significa anche, come diceva l'esimio relatore, parlava di una sperequazione, no? Perché in effetti stiamo erodendo il nostro patrimonio naturale. Con l'erosione del nostro patrimonio naturale non facciamo altro che creare disparità di redistribuzione del reddito. Delle disparità che con l'andare avanti si inaspriscono. Si inaspriscono a tal punto che oggi parlare del modello cosiddetto lineare che aveva già accennato prima, in effetti, e parliamo già del passato, però dobbiamo rispondere, perché non possiamo parlare solo del passato, dobbiamo comunque agire. E io vi ho detto, dobbiamo agire con la formazione soprattutto, e io ho voluto fortemente la dirigente Costanza Cavaliere, che partisse tutto dalla scuola, perché questa scuola è il patrimonio di questo territorio. Poi l'altro relatore, sempre nostro corregionale, quello praticamente parlava di bomba, signori, lui mi ha preceduto sul fare. Lui mi diceva, dice, una cosa molto, noi già siamo un territorio con la transizione energetica nell'anima. Noi siamo già un territorio che esprime una energia rinnovabile. Il problema è che dobbiamo riprenderci i nostri pazzialelli, caro sindaco, cioè noi ci dobbiamo riprendere quello che è il nostro, perché chi può beneficiare, chi ha questi diritti? Questi diritti noi li dobbiamo manifestare e li dobbiamo, dobbiamo dire ad alta voce, e soprattutto voi giovani dovete riprendervi il vostro futuro attraverso queste conoscenze. Guardate, noi abbiamo tutto, questa è la verità di tutto. E poi torniamo sull'argomento. L'argomento è che parliamo di economia. Io sono un economista di impresa e ho fatto per anni, credo lo faccio ancora, il consulente di impresa e l'insegnante di economia. Qual è la base, no, di un ecosistema? La base di un ecosistema, se vogliamo parlare di sviluppo e di benessere, è comunque l'impresa e l'azienda. Quindi parliamo di economia aziendale. Quindi dobbiamo ripartire da quella economia delle imprese del territorio. E quindi per ripartire da queste economie di imprese del territorio dobbiamo pensare a un territorio che cambi le sue modalità e le sue, i suoi cicli produttivi, tali che rimettiamo un po' ordine a questo disordine che io dico a chiare lettere,
e i disordini dell'economia globalizzata. Sì, questa è la verità. Diciamoci con forza. Quando non mi ricordo il nome, Panara, quando il dottor Panara parlava di come noi utilizziamo le risorse e questo come con l'economia lineare ci ha in qualche modo fatto capire che quel modello lineare non ha fatto altro che depredare qualcosa, e quindi noi dobbiamo ridare qualcosa che ci hanno privato. Per ridare questo dobbiamo rimettere in ordine le informazioni, noi dobbiamo rimettere in ordine i cicli produttivi, noi dobbiamo rimettere in ordine per mitigare la irreversibilità economica lineare. Cioè noi dobbiamo rimettere in ordine, applicando un'economia di impresa che comunque si deve rifare sempre e comunque alla natura, alla scienza della natura. E qui c'è il nostro vecchio collega amico che mi dà man forte da questo punto di vista. Quindi per evitare questo dobbiamo però pensare che dobbiamo gestire sempre un'impresa del territorio. Ma come lo possiamo fare? Se noi cambiamo anche la modellistica di calcolo, se noi pensiamo che per poter dire queste belle parole le possiamo misurare, se effettivamente noi riusciamo a misurarle, e quindi salta fuori che tutto quello che è stato modellizzato nell'economia circolare non ha più ragione di esistere. Dobbiamo pensare quindi a un sistema di calcolo, quindi a quei parametri contabili che misura che cosa? La possibilità di riambientalizzare o comunque ricreare quello che è stato tolto prima, cioè quel patrimonio naturale attraverso i conti, sì, attraverso i conti, perché noi stiamo parlando di economia, attenzione, quindi dobbiamo inventarci un sistema di conti, anzi, diciamo che già esiste, gli ESG sono praticamente già i primi principi contabili che misurano sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista finanziario quelle che sono le risorse che noi impieghiamo negli output produttivi. Quando noi negli input produttivi, quando noi utilizziamo la risorsa. Quindi dobbiamo stoppare la depredazione, questa è la verità da un punto di vista economico. Un'altra cosa molto importante che Panara diceva era il fatto che nell'introduzione mi sono speso nel mettere davanti il problema in primis ambientale, ma guardate che conseguentemente si risolve anche il problema sociale della condivisione, dell'inclusione. Perché poi alla fine ho messo l'economia? L'economia è una scienza sociale, quindi è una scienza di relazione. E essendo una scienza di relazione noi dobbiamo pensare che dobbiamo agire sulla cultura, affinché questa cultura cambi fondamentalmente. È una scienza sociale laddove dobbiamo reimparare, come si suol dire, la socialità. L'inclusione, il modo di concepire tutto questo lo dobbiamo misurare con le azioni concrete. Nello scoprire il nostro territorio dobbiamo agire con delle azioni concrete. Ogni forma di associazionismo è economia di impresa, ogni singola impresa è economia di impresa, ma ogni singola attività rivolta alla formazione, a un cambio di passo della cultura, e quindi parte da voi, è economia di impresa circolare. Quindi la circolarità sostanzialmente, partendo dalla impresa in quanto tale, dall'azienda, si esprime in due parole, cioè quelle di quantomeno pensare a una rigenerazione e quindi a una ricostituzione del capitale naturale. E questo è possibile anche misurarla.
ed è possibile anche ottenere quella sostenibilità economica di cui parlava Panata, era al terzo punto. Sì, è vero, va al terzo punto, però nell'agire dobbiamo pensare in economia, cioè dobbiamo pensare che deve essere un'opportunità per voi giovani, ma anche nel ripensare come dobbiamo cambiare i nostri stili di vita, come diceva Panata. Però è importante che il tutto abbia poi una finalità che riguarda appunto l'opportunità economica. Quindi circolarità significa ripartire da una cultura nuova, unica, non c'è un'alternativa, ma ripartire anche dal territorio, ripartire dalle azioni concrete e dalla, diciamo, sociabilità, quindi ha un discorso di inclusione. E come lo possiamo dimostrare? Misurando le nostre attività, se realmente queste nostre attività di imprese sul territorio creano posti di lavoro. Signori, non possiamo raccontarcela solamente a chiacchiere che sostanzialmente diciamo un bilancio etico. Che significa etico? Misuriamolo. Chi fa cosa? Le attività, per esempio, artigianali di cui parliamo, per quanto riguarda l'allungamento del ciclo di vita, quindi la rigenerazione, per quanto riguarda tutte quelle attività che oggi praticamente sono state fagocitate dal cosiddetto business as usual, cioè che sarebbe mangiare, depredare di più di quello che utilizziamo, nella sostanza, non è che stiamo parlando di niente. Allora noi cominciamo a pensare al nostro territorio, facendo sì, qui mi rifaccio al discorso di bomba e di caso, riprendendoci che cosa? I nostri pazzi arenne, le nostre attività, le nostre potenzialità. Basta con il mercato globale, basta con le persone che girano per depredare, perché la realtà è questa. La realtà è che l'impresa globale è una depredatrice. Non c'è un'altra risposta. Quindi dobbiamo misurare, attraverso questi standard contabili, quelli che sono i consumi delle risorse, dal punto di vista fisico, che sono, dal punto di vista fisico, quanta cavolo di risorsa riusciamo ad assorbire. E qui lo dobbiamo misurare, è una realtà, un fatto, è un elemento fisico. Quindi tutto questo si declina con l'efficientamento, con una serie di soluzioni che comunque ci sono, con l'ITEC che ci sta, con la digitalizzazione, perché ogni risorsa materica porta in sé una marea di informazioni. E quindi voi avete questa capacità, voi siete i millenni, cioè voi siete già pronti per capire più di noi, perché avete degli strumenti più veloci, molto più come dire, efficaci per capire questo. E quindi noi possiamo misurare il consumo delle nostre risorse. Noi possiamo misurare, oltre al consumo delle risorse, quali sono gli effetti benefici sulla sociabilità, quelli che noi chiamiamo inclusione sociale. Quanti sono i giovani che riusciamo a assumere? Quanti sono le donne per un'inclusione di genere? Quanti sono gli immigrati che riusciamo a integrare sul nostro territorio? Ebbene, questa è già la logica conseguenza di come in effetti il reddito si redistribuisce in maniera equa. Questo è l'elemento fondamentale. Io non voglio aggiungere altro perché i tempi sono un po' ristretti. Dopo di me c'è una testimonianza pratica, no? Di cosa, come un territorio possa funzionare. E guardate che c'è una testimonianza fatta da ex alunni di questo istituto. E io ne ho fatti assumere tanti di questo istituto. Cioè noi siamo, credo,
l'espressione pratica di che cosa significa l'economia circolare. Grazie. Grazie davvero per l'anticipata, perché stavo per dire che l'azienda che anche lei rappresenta ha assunto tanti studenti che ora hanno un percorso all'interno di questa azienda che è il leader delle energie rinnovabili. E c'è Alessandro Di Florio che ci dice come anche i concetti di economia circolare vengono applicati all'interno di Solis e ci parla anche di questa startup. Grazie. Che si occupa di logistica a temperatura controllata. Questa è una società che fa servizi e diciamo è una società figlia di un'altra azienda che si chiama Solis, che si occupa di energie, di impiego di energie e nella specie di energie rinnovabili. È nata questa azienda qui come una sorta di sfida, tant'è che questa è una start-up, è un'azienda nuova, è una sorta di sfida, cioè noi non siamo, diciamo, trasportatori, non siamo camionisti, non siamo, diciamo, gestori di grandi magazzini, multinazionali o roba del genere. È nata questa azienda per offrire, come sfida, cioè quella di offrire un servizio in maniera green, tant'è che infatti si chiama Solis Green Log, un servizio legato alla logistica a temperatura controllata nello specifico, che riesca sì a diciamo, produrre un utile ovviamente perché è un'azienda, ma che lo riesca a fare secondo dei principi che sono quelli dell'economia circolare. Quindi venendo incontro ai bisogni e alle esigenze dell'ambiente, nella fattispecie dell'ambiente locale, perché diciamo l'azienda in totale ha tre piattaforme, di cui due sono una a Casole e una ad Issa e l'altra a Teramo, tra l'altro. Quindi diciamo l'utilizzo di queste piattaforme è specificatamente per l'attività locale. E quindi diciamo ogni scelta, sia dalla fase di progettazione dell'azienda fino all'utilizzo quindi delle risorse e fattori della produzione generati, doveva guardare sia all'aspetto economico ma soprattutto all'aspetto ambientale. Allora è nata la necessità di diciamo, far convivere l'esigenza ambientale con l'esigenza diciamo economica. È possibile produrre un utile senza depredare l'ambiente? È possibile diciamo generare posti di lavoro, quindi costruire infrastrutture senza prendere niente in prestito dal capitale natura? Questa è la dimostrazione che è possibile. L'azienda è nata già nel 2015, diciamo, posizionandosi subito sul mercato dei depositi a temperatura controllata, in quanto la Solis, poi interverrà il mio collega ingegnere innamorato, si è specializzata subito nella costruzione dei depositi attraverso il riutilizzo delle materie, quindi il riutilizzo dello
scarto, quindi produciamo depositi frigoriferi e ormai lo facciamo anche in conto terzi, non solo per noi, diciamo portando a zero la quantità di scarto durante la loro costruzione. Nello specifico per quanto riguarda la Green Log, diciamo, una volta diciamo, che sono stati individuati quelli che erano i fattori della produzione per lo svolgimento della normale attività, abbiamo individuato tre macro servizi che erano la surgelazione, il deposito e la distribuzione a temperatura controllata. Questi tre macro servizi sono servizi dove c'è una fortissima richiesta di mercato, ma che dall'altra parte nessuno riesce a offrirli riducendo i costi per l'ambiente, parlo, a zero. Noi ci abbiamo puntato molto perché diciamo, attraverso la surgelazione abbiamo dato la possibilità ai prodotti, magari anche di natura agroalimentare, di allungare la loro shelf life nel tempo e quindi di essere consumati in un tempo maggiore senza andare a intaccare le loro proprietà organolettiche. E quindi diciamo offrire un beneficio anche alle piccole medie imprese locali. Questa cosa però solitamente genera dei costi energetici di trasporto impressionanti, perché ci sono pochissime aziende che lo fanno e soprattutto chi lo fa ha bisogno di una quantità di energia diciamo molto grande. Noi diciamo, siamo riusciti a offrire questo tipo di servizio in maniera green, appunto, attraverso il cosiddetto ecodesign, cioè andando a realizzare delle strutture tali che riescono a offrire un processo di surgelazione di questi prodotti e il freddo, diciamo, disperso nell'attività di surgelazione viene poi recuperato a vantaggio del deposito stesso, così da offrire, diciamo, questo servizio in maniera diciamo qualitativa, ma soprattutto andando a eliminare ogni scarto di risorsa materia energia che veniva generata durante il processo, a vantaggio poi anche della catena del freddo, cioè del mantenimento delle temperature durante un certo periodo. Quindi sul discorso invece dell'attività di deposito, lì di per sé è un'attività particolarmente energivora e lì lo stesso abbiamo condotto delle ricerche per cercare di offrire il servizio con delle temperature che vanno ben al di sotto di quelli che erano i limiti di legge del 2018, cioè offrire delle temperature che arrivano fino a meno 40 gradi, quindi a vantaggio quindi anche della qualità del servizio, ma che comunque riescano a non utilizzare risorse di natura ambientale. Questa cosa riusciamo a farla attraverso l'utilizzo dell'energia rinnovabile, cioè abbiamo trovato un modo per concentrare tutti i consumi energetici durante la fase di produzione dell'energia. Questa cosa ci porta a sottoraffreddare, diciamo, i nostri magazzini, quindi a vantaggio comunque dell'attività, della qualità del servizio, e a limitare al minimo, quindi soltanto i picchi che vedete sopra la linea verde, a limitare al minimo i consumi energetici durante, diciamo, le intere 24 ore praticamente. Questo è stato, diciamo, uno dei punti che ci ha permesso di offrire questo tipo di servizio in maniera circolare. Altra cosa è che abbiamo inteso lo scarto, quindi non solo da un punto di vista energetico, ma anche da un punto di vista proprio tecnico, ovvero dato un determinato spazio, una capacità di deposito di merce, se noi andiamo a somministrare il freddo, quindi quello che è contenuto nella curva rossa, praticamente dobbiamo somministrarlo per una massima quantità di merce possibile. Questo perché ci dà la possibilità di creare una sorta di batteria termica, quindi un accumulo non sotto forma di batteria
litio o di questo genere, ma sotto raffreddando della merce stessa, quindi è la merce che mantiene la cella più fredda per più tempo. Immaginate diciamo di aprire il congelatore di casa e estrarre qualcosa dal congelatore. L'aria all'interno del congelatore si riscalda quasi immediatamente, il prodotto che viene tolto dal congelatore rimane congelato almeno ancora per qualche ora. Quindi che significa? Che la materia trattiene il freddo e il caldo, in questo caso il freddo, per un quantitativo di tempo maggiore. E quindi più la cella frigorifera è piena, maggiore è l'autonomia, quindi l'accumulo energetico che ne riesce che ne va a vantaggio. Ovviamente, che significa? Che maggiore quindi è piena la cella, quindi se arriviamo a delle saturazioni che vanno anche oltre il 70-80% di capacità di stoccaggio, riusciamo a utilizzare meno energia per raffreddare più merce. E quindi questa cosa dà sia un vantaggio da un punto di vista ambientale, perché utilizzi meno risorsa, sia un vantaggio da un punto di vista economico, perché riesci a offrire quel servizio a un prezzo inferiore. Non ci dimentichiamo che noi queste attività le facciamo tutte in conto terzo, quindi ogni volta bisogna fare una vera e propria progettazione di quello che è l'attività da fare, di quella commessa, per cercare di individuare lo scarto e limitarlo al minimo. Ecco, questo ad esempio è come si comporta la temperatura all'interno della stessa cella frigorifera quando la saturazione è maggiore o minore del 70%. Quindi vediamo che quando è inferiore al 70% la temperatura si alza molto più rapidamente rispetto che quando la cella è piena. Poi infine, per quanto riguarda il discorso della distribuzione, è un'attività dove purtroppo, almeno per quanto riguarda l'attività di trasporto, l'innovazione tecnologica non è ancora pronta a soddisfare quello che è il fabbisogno. Oggi abbiamo a disposizione veicoli elettrici che però costano praticamente il doppio di un veicolo tradizionale e hanno una capacità, intesa come chilometri percorribili, che sono di gradino inferiore a un veicolo tradizionale. Quindi in un utilizzo aziendale è molto difficile poi utilizzare quel tipo di mezzo, almeno per quelle che sono le medio lunghe percorrenze, in quel tipo di mezzo per fare il servizio. Noi abbiamo messo a disposizione invece un altro fattore, che è la piattaforma digitale, cioè la capacità di reperire il dato in maniera preventiva, quindi della merce da trasportare, da distribuire nei giorni successivi, così da massimizzare la saturazione dei mezzi in distribuzione. Quindi non mandare due volte o due mezzi sulla stessa zona, lo stesso giorno, saturi entrambi al 40%, ma mandarne uno saturo all'80%. Così facendo, e questa è una cosa che succede, perché noi siamo entrati in questo mondo della logistica, nella fattispecie quella temperatura controllata, dove abbiamo trovato una quantità di risorse sprecate, di scarti incredibili. E quindi questa cosa ci ha portato anche un certo vantaggio, no? Perché alla fine è bastato lavorare prima sui dati, prima ancora che sulla merce, per far sì che tutti i mezzi escono in maniera massimizzata dal deposito, dalla distribuzione. E quindi viene fuori il discorso della saturazione media, no? La saturazione data una certa settimana, perché poi va tenuto anche dell'attività stagionale, no? Perché noi facciamo trasporto a temperatura controllata di alimenti soprattutto, quindi c'è un discorso anche di stagionalità. Quindi ogni settimana noi ci calcoliamo quella che è stata la saturazione media da ogni deposito della distribuzione, così da capire se è il caso di ridurre le aree di azione o aumentare i mezzi in distribuzione o ridurre la frequenza.
Questo è, diciamo, vi faccio vedere alcuni diciamo, export che vengono fuori dai nostri gestionali, dove andiamo a calcolare la saturazione massima dei mezzi, proprio per evitare di trasportare l'aria, cioè andare in giro fuori. Questo è un altro estratto sempre dal nostro gestionale, dove praticamente andiamo a calcolare questo in maniera preventiva, quindi tutte queste informazioni sono già contenute il giorno prima, dove noi andiamo a vedere cosa accadrà il giorno successivo, così da accorpare o staccare i giri, diciamo, di distribuzione. Qui vediamo diciamo, il controllo che facciamo ogni giorno, anche in queste ore mentre sto parlando, ci sono dei ragazzi che si occupano di tenere monitorate gli andamenti dei mezzi di distribuzione sul territorio, quindi i percorsi che fanno, diciamo, contemporaneamente controllano anche il consumo di energia, quindi il carburante in questo caso, i chilometri percorsi e i tempi a vuoto, quindi le ore di pausa, le ore in cui il motore è acceso senza fare consegne, senza percorrenza e così via. Quindi questo sempre per limitare lo scarto durante l'azione il servizio di logistica. Ovviamente tutto questo è possibile diciamo, se avviene, diciamo, se c'è una premessa, cioè quella di ricevere il maggior numero di dati in maniera diciamo, preventiva, così da poterli lavorare e tradurli in informazione. Questo, diciamo, quindi in questo caso la digitalizzazione per noi è diventato un must, cioè una cosa obbligatoria. Noi dobbiamo assolutamente gestire bene il dato se vogliamo che poi diciamo, la merce venga consegnata in maniera sostenibile ed economica. Io prima ho introdotto il concetto di ecodesign, cioè diciamo, di come vengono realizzate queste strutture per far sì che poi possano essere utilizzate con questa logica, quindi l'applicazione dell'economia circolare come nel nostro caso alla logistica. Io adesso passerei la parola ad innamorato Massimo, che diciamo, è il mio collega diciamo, che si occupa di Solis e si occupa praticamente di progettare e realizzare insieme alla sua squadra diciamo, strutture e quindi diciamo, magazzini, ma anche diciamo, sale di lavorazione, ormai lo facciamo bene in tutta Italia, proprio con questo scopo, cioè realizzarle per essere poi fruibili da un punto di vista circolare, ma anche nella fase di realizzazione stessa utilizzare questi concetti. Grazie. Alessandro vi ha già introdotto una delle società controllate. Il gruppo Solis è appunto un insieme di aziende che si occupa, che abbraccia diversi settori. La capogruppo Solis SPA, che si occupa di energie rinnovabili, di efficientamento energetico e quindi di impianti tecnologici. La Solis Greenlock, che ha presentato Alessandro, che appunto è una società controllata dal gruppo e rappresenta appunto un progetto innovativo nella logistica del freddo, e non per ultima la SAP, che comunque è una società di consulenze che gestisce tutta la parte amministrativa dell'intero gruppo e nonché
rivolge consulenze all'esterno ad aziende nei vari settori. Quindi questa è una panoramica del nostro gruppo, di quello che il vostro professor Di Florio ha creato in questi 15 anni. Prima diceva che quest'anno è l'anniversario del 15° anno dalla nascita della Solis. Solis che è nata come una piccola azienda che operava nel settore delle rinnovabili e ad oggi sul territorio ha differenziato le proprie attività creando un gruppo che basa appunto le sue potenzialità su delle risorse, che sono risorse umane del territorio. Qui abbiamo questa mattina abbiamo dei colleghi che si sono adoperati per allestire nel vostro laboratorio un angolo di uno dei progetti innovativi che abbiamo portato a termine quest'anno, proprio in un anno dove c'è stata una contingenza dovuta dal periodo del coronavirus. Grazie alle nostre tecnologie, alla nostra disponibilità, a Solis Green Logo con il suo polo logistico del freddo, siamo riusciti ad offrire un servizio alle ASL del territorio. Avrete modo di vedere sotto i miei colleghi, l'architetto Di Cicco e uno dei vostri ex colleghi, quindi Donato Abbonizio, che si occupa della parte IT e quindi di tutto il settore tecnologico e informatico, avrete l'opportunità di vedere cosa siamo riusciti a realizzare per una richiesta contingente di un momento particolare fatta dalle altre persone. Cercherò di essere molto sintetico, vorrei a questo punto parlare di economia circolare e transizione energetica, ma in concreto farvi vedere quello che il nostro gruppo in questi 15 anni ha cercato di realizzare, anche in tempi non sospetti dove l'economia circolare non era il life motive, e non era quello che veniva evidenziato come sistema economico più appropriato. Allora vi porterò qualche case history per evidenziarvi un esempio di economia circolare nel settore agricolo, quindi parleremo di bioeconomia, ma è un esempio calzante perché abbiamo applicato l'economia circolare a un intervento su un'azienda agricola. Vi parlerò di efficientamento energetico, quindi quello che oggi avete sentito nominare come efficientamento energetico in un settore industriale, in quanto Solis è un'azienda che offre servizi al settore industriale, e vi parlerò di un caso di innovazione e digitalizzazione di un'azienda come Solis che continua ad investire in risorse e tecnologia. Quindi brevemente vi introduco un concetto di economia circolare applicato all'agricoltura, ad un'azienda agricola, quindi la bioeconomia come forma di economia circolare. Abbiamo partecipato in maniera veramente orgogliosa ad un progetto con un nostro cliente, con uno dei clienti più importanti attualmente della Solis, è un'azienda del territorio, nella provincia aquilana, un'azienda che è la seconda produttrice mondiale di calore. Sembra strano, ma in Abruzzo abbiamo anche delle eccellenze in questo senso. Grazie a questo cliente abbiamo realizzato, in accordo con lui, un biodigestore che altro non è che un raccoglitore di scarti alimentari, quindi scarti agricoli, quindi ecco la natura che diventa l'elemento chiave del nostro processo, che ci ha permesso appunto di ridurre la dipendenza delle fonti fossili. Oggi si è parlato di una dipendenza estrema delle fonti fossili che ci crea apprensione, ci crea ansia e quindi non ci crea una futuribilità della nostra sopravvivenza. Abbiamo implementato un sistema produttivo circolare, quindi abbiamo creato un sistema produttivo che rispecchia appunto l'idea della circolarità e abbiamo rigenerato e risparmiato nel processo produttivo dell'azienda. Come Solis, ogni cliente viene analizzato e rispettato in tutte le sue caratteristiche. Noi non andiamo a casa del cliente a stravolgere il proprio processo produttivo, quindi lo analizziamo e cerchiamo di portarlo verso queste idee di circolarità. Nello specifico noi abbiamo realizzato insieme al cliente un biodigestore di ingenti dimensioni, quindi è un grosso contenitore di materiale organico che appunto viene lasciato a macerare e durante l'evoluzione
grazie alle microbatterie, produce biogas. Quindi questa produzione di biogas viene consegnata ad un cogeneratore, il quale, diciamo, sul posto, utilizzando scarti di lavorazione organici, quindi scarti derivati dalla lavorazione di materiale vegetale o scarti derivanti dalla coltivazione di aree agricole, produce biogas. Biogas che sul posto viene trasformato in energia elettrica e energia termica. Giusto per darvi un'idea, questo intervento produce ogni ora 1 megawatt di energia elettrica e 300 kW termici. Quindi questo significa che il nostro cliente, oltre ad essersi svincolato da quella che era la dipendenza da fonte fossile, si è svincolato da quelle che sono le speculazioni di mercato. Abbiamo avuto, a causa della contingenza di quest'anno, un aumento del 100% del prezzo del gas per lavorazioni industriali. Quindi abbiamo dato un'opportunità ad un'azienda che opera in un settore agricolo, ad un'azienda del territorio, di poter contare sulla valorizzazione del proprio prodotto, non essendo schiava di quella che è una speculazione di mercato dovuta al prezzo della fonte fossile. Quindi diciamo che la riduzione della fonte fossile sembra essere la cosa predominante. Non è così, perché abbiamo implementato, grazie all'inserimento di questo biodigestore, di questo generatore di biogas, la cosiddetta forma di economia circolare. Quindi abbiamo implementato una gestione del processo produttivo veramente circolare. Perché dallo scarto di lavorazione, diciamo, vegetale, stiamo parlando di un'azienda che lavora nel settore vegetale, quindi trasforma prodotti vegetali, lavora carote e derivati, ponendo sul mercato estratti di succhi e semi lavorati di altro genere. Quindi lo scarto di produzione, abbinato anche allo scarto, diciamo, di quello che è la lavorazione agricola, questo scarto della campagna, come si suol dire, abbinato ad una parte di ammendante, che comunque è un prodotto agricolo, quindi stiamo parlando di mais, stiamo parlando di gran turco, quindi non stiamo parlando di nient'altro. Semplicemente utilizzando questi due componenti si riesce a ottenere biogas. Biogas che a sua volta viene utilizzato per alimentare un cogeneratore, quindi è una macchina endotermica che fa e produce energia elettrica e produce energia termica. Parallelamente a questo, lo scarto della biodigestione è praticamente ambientante per la campagna, quindi diciamo che è fertilizzante, quindi non abbiamo da questo processo la produzione di nessun elemento non biodegradabile o non inquinante. Quindi l'unica cosa che viene fuori è ambientante per la campagna è biogas che viene assolutamente convertito in energia termica. Chiaramente il processo produttivo, perché lavorare con i vegetali ha bisogno di energia elettrica, abbiamo bisogno di calore, automaticamente il processo produttivo cosa fa? Genera il prodotto finito che va sul mercato, ma genera scarti di lavorazione che vengono reinseriti in maniera ciclica sul nostro processo produttivo. Quindi è stato banale ricostruire un processo produttivo di tipo circolare. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo rigenerato della materia, risparmiato, perché effettivamente tutti gli scarti che prima l'azienda doveva gestire come rifiuto e quindi che erano un costo per l'azienda, sono diventati un valore aggiunto, quindi hanno fatto sì che si trasformassero in valore per il prodotto finito. E di conseguenza abbiamo una risorsa che è totalmente utilizzata. Quindi se tutti i cicli produttivi potessero almeno agganciarsi ad un tipo di gestione simile a questa, noi diciamo che avremmo fatto bingo, perché questa è la sintesi, e come caso ve l'ho voluto portare proprio per sintetizzare quella che potrebbe essere l'economia circolare applicata ad un'azienda agricola. Oggi siamo portati a pensare che l'azienda agricola è la fattoria con la gallina, diciamo, la mucca. No, in questo caso stiamo parlando di un'industria che vive in un territorio che è quello appunto della Piana del Fucino, quindi un territorio molto vasto, molto produttivo a livello agricolo, e che industrializza, quindi produce in maniera industriale nel rispetto della natura, quindi rispettando quelle che sono le regole principali della natura.
Per chiudere vorrei parlare di efficientamento energetico, per chiudere il cerchio, che parla dell'economia circolare, di efficientamento energetico. Come Solis lavoriamo sempre sul territorio, anche nel settore industriale. In questo caso vi presento due attività di efficientamento energetico, sulla seconda vi porto un asterisco perché si va a legare all'ennesimo efficientamento sulla biomassa, quindi è uno sfruttare ulteriormente la biomassa. La prima invece è una riduzione del fabbisogno energetico riguardante un'azienda del territorio che fa surgelati. Cosa abbiamo fatto come efficientamento energetico? In prima analisi abbiamo scelto un caso dove, grazie alle nostre, ai nostri studi e alla nostra ricerca, Alessandro prima vi parlava del progetto Solis Green Logo, quello per noi è stato l'inizio di, una, diciamo, di un percorso di studi e un percorso di ricerca. Quindi quello che trovate nella realizzazione del progetto del Polo del Freddo di Solis Green Logo per noi è stato lo scoprire quelli che erano gli elementi chiave per gestire un efficientamento energetico nel settore industriale. Quindi difatti non è un caso che poi noi siamo andati a riproporlo su dei clienti importanti, leader. Qua stiamo parlando di un'industria alimentare del parmigiano che ha l'industria alimentare Rolli, che ha una sede a Parma e che ha tre sedi, una a Roseto degli Abruzzi e una ad Avanno. Quindi è un'industria che ha un suo peso nella produzione di vegetali. Quindi la nostra proposta è stata quella appunto di far percepire loro che c'era un sensibile efficientamento energetico. Sapete come? Semplicemente studiando il layout di distribuzione degli spazi all'interno del loro fabbricato, diciamo del loro plant. Cosa è successo? Dovevano installare un'area di lavorazione, quindi un'area di lavorazione surgelata, vuol dire che è un'area che energeticamente è molto dispendiosa perché bisogna raffreddarla, perché per fare surgelato ci vuole fredda. E nel contempo avevano dei depositi dove custodivano il materiale semilavorato. Noi abbiamo progettato e realizzato con tempi fermi di linea zero, abbiamo realizzato all'interno di una cella frigorifera una sala di lavorazione. Cosa vuol dire? Che, come diceva prima Alessandro, il prodotto sotto raffreddato ha climatizzato la sala di lavorazione. Quindi non è stato necessario realizzare un impianto di climatizzazione per la sala di lavorazione dei prodotti surgelati. E questo l'abbiamo fatto a tempo zero perché, grazie a un progetto definito e a uno studio attento sul tipo di materiale e le varie tecnologie, siamo riusciti a proporre delle sensibili riduzioni e abbassamenti delle dispersioni e quindi a optare su delle soluzioni che potessero essere messe in campo mentre si faceva stoccaggio, quindi come dire dentro un magazzino dove si faceva attività di picking, attività di servizi di magazzino, noi abbiamo realizzato un ambiente nel quale siamo andati a inserire un'attività produttiva. Questo, come potete leggere, ci ha permesso di azzerare le dispersioni termiche verso l'esterno, perché se stavamo dentro un magazzino a meno 20, automaticamente raffrescare, come dire, nel vostro frigorifero di casa, mettere una borsa a frigo significa non doverci mettere la mattonella del ghiaccio, ecco, semplicemente questo. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo abbattuto totalmente il fabbisogno energetico dedicato alla refrigerazione, cioè questa ditta si è trovata una sala di lavorazione che aveva un'incidenza energetica nel processo produttivo azzerato, perché l'ha fatta in una posizione precisa dello stabilimento dove energeticamente c'era una quantità di energia disponibile che ne non percepiva. Quindi noi abbiamo creato una sorta di energia alternativa che era presente all'interno del deposito e l'abbiamo sfruttata sotto forma di climatizzazione. Abbiamo accumulato energia perché dietro a questo si lega un discorso di rinnovabile di fotovoltaico, perché pensate, come Alessandro ha anticipato prima, se il prodotto è sottoraffreddato diventa un contenitore di freddo. Se con il fotovoltaico che rappresenta un'energia istantanea, quindi che ce l'ho disponibile soltanto di giorno, soltanto nelle ore più irraggiate, quindi nelle ore dove c'è un maggiore irraggiamento, io posso produrre extra freddo. Questo extra freddo conferito al prodotto che poi lo riceve all'ambiente sotto forma di climatizzazione nelle ore notturne o di scarso irraggiamento. Quindi capite bene che nella fase 2 di questo progetto, dove verrà abbinato un fotovoltaico, l'economia circolare si chiude e ha la sua manifestazione più evidente.
Questo è immediato, semplicemente per farvi vedere che abbiamo, stiamo parlando di diverse migliaia di metri quadri, quindi stiamo parlando di un deposito di 6.000 metri quadri dentro il quale è stata realizzata un'area dove lavorano delle persone facendo attività di trasformazione dei surgelati. Dove vedete il magazzino semilavorato 23, siamo a delle temperature meno 25, dove c'è la sala di via mix, siamo a temperature intorno ai meno 5, meno 4 gradi. Quindi viene da sé che il meno 25 che raffredda la sala di lavorazione senza nessun apporto a livello di a livello energetico. Questo è un altro case history, come dicevo prima l'abbiamo abbinato alla biomassa, sempre sul cliente di cui parlavo prima, l'azienda agricola. Abbiamo efficientato due aspetti. Uno, quello è il recupero di calore di, una, diciamo di un generatore di vapore. Quindi cosa abbiamo fatto? I fumi di un generatore di vapore che vanno via a circa 120 gradi, li abbiamo recuperati e li abbiamo messi a disposizione dell'azienda per un processo produttivo di essiccamento. L'altro è la realizzazione di un'unta, quindi abbiamo realizzato un'unta, un'unità di trattamento aria, con la quale abbiamo gestito ulteriormente il calore del processo di essiccamento del semilavorato, quindi diciamo che c'è un sottoprodotto della linea alimentare, quindi un sottoprodotto della produzione alimentare, in questo caso stiamo parlando di vegetali, quindi della biomassa è stata ulteriormente trattata, essiccata con due recuperi di calore, uno determinato dai fumi della caldaia che andavano dispersi in ambiente, nonché creavano inquinamento termico a livello ambientale, e il secondo dettato dal fatto che anziché utilizzare aria esterna, stiamo parlando sempre del fucino, quindi inverno aria esterna meno 5, meno 4, quindi per portarla a 70 gradi dobbiamo fornire una quantità di energia importante, in questo caso riutilizziamo lo stesso calore che abbiamo già usato nel processo produttivo, semplicemente deumidificandoci. Quindi con questi casi abbiamo sintetizzato un efficientamento energetico che è figlio di una riduzione del fabbisogno e di conseguenza un'autoproduzione, un autoconsumo delle forme di energia. Quindi vi ho fatto vedere quanto il famoso efficientamento energetico di cui si parla tutti i giorni consiste semplicemente in una fase preliminare dove si cerca di abbattere gli sprechi, quindi si cerca di diminuire le dispersioni, si cerca di efficientare il sistema. Nella seconda fase dove si cerca di recuperare delle forme di energia, in alcuni casi sono occulte perché vi ho fatto vedere, io ho recuperato energia dai fumi di scarico di una caldaia, ho recuperato energia da un processo di essiccamento, quindi ho autoprodotto una quantità di energia che avevo già a disposizione ma di cui non ne conoscevo l'esistenza. Di conseguenza l'ho accumulata e consumata in loco, quindi questo per me è stato un notevole valore aggiunto. A chiusura di tutto questo, uno dei progetti, uno degli ultimi investimenti del gruppo Solis è stato fatto quest'anno con la realizzazione di un sistema di congelamento e trattamento termico dei liquidi alimentari. Cioè noi, grazie al fatto di essere così bravi a consumare poco e quindi ad ottenere delle condizioni termiche favorevoli, facciamo dei trattamenti termici per il settore alimentare che nella filiera sono molto dispendiosi e molto costosi. Un esempio classico, noi sappiamo che il latte normalmente è l'elemento con cui si generano diversi alimenti, dei formaggi e derivati. La necessità di avere la disponibilità di latte durante i 365 giorni all'anno è importante ed è qui che poi va a incidere sul fattore natura perché stressa l'animale che si deve produrre, eccetera, eccetera. Quindi la filiera ci ha manifestato la necessità di poter conservare il latte. Come lo facciamo? Lo congeliamo. Lo congeliamo con determinate tecniche, a determinate temperature e quindi abbiamo fatto un investimento ad hoc proprio nel plesso ad essa, dove noi riceviamo
diciamo, latte da diversi produttori nazionali, quindi a partire dall'Emilia Romagna, passando per le Marche, il Lazio, quindi addirittura anche cioè arriva qualcosa anche fuori continente, dalla Sardegna, non so se ricordate le famose battaglie del latte di qualche anno fa. Quindi questo è stato per noi un'idea per rendere al territorio, quindi mettere a disposizione del territorio, grazie alle nostre tecnologie, queste sono gli esperimenti che diciamo in questi 15 anni abbiamo sperimentato e oggi abbiamo certificato, tra virgolette, perché poi oltre a averlo sperimentato sulle nostre spalle, mettendo a disposizione le nostre piede, le riproponiamo poi ad aziende sia del territorio che del fuori dal territorio. Quindi siamo riusciti ad offrire una struttura, e come potete vedere dai numeri che leggete lì sopra, offre dei servizi che attualmente diciamo non sono disponibili sul mercato, ma semplicemente per una mancanza di organizzazione e una mancanza di know-how. Non perché, vi rifaccio al collega del CNR, non sono fisicamente realizzabili, ecco. Quindi quello che vogliamo dirvi e volevo portarvi come messaggio è che sul nostro territorio, a pochi chilometri dalla vostra sede di studio, è possibile realizzare qualcosa di esclusivo e qualcosa di importante sia a livello territoriale che a livello nazionale. Quindi spero di essere stato interessante e se avete domande o avete curiosità potete chiedere. Ultima cosa, potete visitare sotto il progetto che abbiamo realizzato per il trasporto a meno 70 gradi, in questo caso è stato riciclato per i vaccini, ma è per noi un elemento chiave per il trasporto di qualsiasi tipologia di prodotto che ha una necessità particolare, quindi che ha una necessità di tracciabilità e diciamo di temperature molto particolari. Qualcuno ci ha sentito forse all'inizio dell'anno quando ci stava questo problema sullo spostamento dei vaccini, perché le grandi case farmaceutiche avevano pensato a produrre questi vaccini, però nessuno si era chiesto come dobbiamo fare per poterli portare in giro. Noi in quella parentesi, grazie al nostro know-how, grazie alle nostre strutture, ci siamo attrezzati e nel giro di qualche mese abbiamo offerto questi servizi alle altre del nostro territorio. Vi ringrazio. Abbiamo un territorio ricco di risorse e di belle realtà dove è già in atto l'economia circolare, però occorre studio, ricerca, passione e formazione, quindi torniamo a dire che la formazione è al primo posto. A concludere questa mattinata abbiamo la dottoressa Forza, il suo saluto, poi i lavori proseguiranno nel pomeriggio, ci sarà prima di concreto. Come no, dirigente, prego, le passo il microfono. Io ringrazio infinitamente le persone che stanno facendo parte di questa mattinata. E avete sentito delle cose di qualità, ragazzi, oggi si parla tantissimo di questo aspetto, da cercare di agire in qualsiasi momento della nostra esistenza, da quello personale a quello professionale a quello dell'economia. E do chiaramente la parola al direttore che ci ha onorato di questa presenza veramente, che so essere italiano come noi tutti, ma lei lo è anche in modo particolare al di là delle sanversive, perché in questo periodo si fanno le nomine di ruolo, ci sono gli organici, ci sono tante problematiche da gestire, quindi davvero ha fatto una scappata per noi. L'ingegnere inaugurato ha fatto riferimento nel suo passaggio ad un prodotto alimentare che viene considerato nella logistica del freddo, il latte. L'altra sera con l'amico Giovanni Difonso stavamo sentendo la relazione di Leonardo Becchetti a Vasto e riportava un dato di socialità, perché la formazione non è soltanto appunto attenzione all'economia e quant'altro, ma la formazione integrale della persona. E un dato di attualità ci riporta che il tasso più alto di suicidi attuali in Francia è tra i produttori di latte, a seguire in Italia, cosa che non immaginerò mai. Ecco, quindi un'azienda
un'azienda che pratica economia circolare e riesce ad intervenire in quel settore della produzione quasi, come dire, a margine, perché daremo per scontati che il prodotto agricolo, se non viene, non entra in commercio, può essere semplicemente buttato, perché quanto ci vuole per produrlo, in realtà ci vuole tantissimo. E dietro ci sono le esistenze delle persone che mettono la loro energia, la loro passione per produrre qualcosa, e raramente hanno la possibilità di incontrare altri che riescono a capire questa produzione, a metterla in circolo, e sicuramente economia circolare per quanto mi riguarda significa sostanzialmente questo, cioè dare valore agli atti che gli umani fanno reciprocamente prima che ai prodotti degli umani realizzano ad essere umano. Grazie direttore di essere venuto a questa domanda. Quindi potrò togliermi la mascherina. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno ai docenti, alla dirigente scolastica, a tutti i diversi rappresentanti del mondo del lavoro, della cultura, della formazione, della ricerca, da quello che ho sentito. Ho partecipato soltanto a metà della mattinata, però devo dire che tutti quanti insieme dobbiamo fare veramente un grande ringraziamento a questa dirigente scolastica. Ragazzi, avete assistito a una lezione dal mio punto di vista veramente interessante, e se lo dico io oltre 50 anni probabilmente potrà esserlo anche per voi, perché in realtà ringrazio appunto anche l'azienda Solis, perché lo spaccato che ci ha aperto è quello di una realizzazione concreta di quello che è l'economia circolare. Tutti quanti voi, soprattutto voi, avete attenzione all'economia sostenibile, ai problemi dell'ambiente, della circolarità della conoscenza, e noi abbiamo toccato oggi con mano quanto questo non sia qualcosa che vada ricercato in Islanda o molto lontano da noi, ma va ricercato nel nostro quotidiano, nell'azienda a fianco, nel lago a 10 km, e quindi questo rimanda alla responsabilità di ognuno di voi e anche di ognuno di noi, evidentemente. Cioè la testimonianza che oggi abbiamo avuto qui è che lo sforzo per la ricerca, per realizzare i famosi goal, 17 cose dell'Agenda 2030, non sono qualcosa di iperuranico, di lontano da noi. Bisogna sforzarsi di guardare con una lente diversa gli interi processi produttivi che sono accanto a noi, in cui noi siamo immersi. Utilizzare le tecnologie e la logica, il pensiero per evitare sprechi, ma per ottimizzare l'utilizzo dell'energia e non vivere in maniera casuale, è nel nostro quotidiano, anche nel quotidiano di ognuno di noi, deve essere un imperativo. Sicuramente è interessante il tema che ha messo oggi all'attenzione la dirigente scolastica con questo impegno. Devo dire che non è solo questo l'unico argomento che ho visto essere al centro dell'attenzione di queste giornate, ma veramente è molto bello l'impegno che la scuola insieme alle altre stanno mettendo in campo, perché ovviamente torno agli argomenti che mi sono più propri, quelli scolastici, formativi. Queste tre giornate, queste 3-4 giornate anche itineranti, da quello che ho capito, nelle diverse scuole del territorio, sono il frutto di un pensiero molto complesso. Immagino cosa sia significato organizzare un lavoro del genere, un programma del genere variegato, molto interessante, e che legge il territorio per quello che può offrire e rimanda a voi ragazzi le opportunità della vita. Ecco, e questo penso sia il miglior modo di interpretarlo per estate. Devo dire grazie immagino ai docenti che con lei hanno lavorato a questo lavoro, perché qui oggi vediamo la realizzazione di quel ponte formativo di cui parla il ministro Bianchi, di quel tentativo di allargare l'orizzonte, fare
darvi occasioni di crescita, darvi occasioni di visibilità, di conoscenza, di mondi e di esperienze attraverso le testimonianze illustri che avete, oggi avete assistito, ma che negli altri giorni pure saranno presenti, è un'occasione per colmare quel gap che purtroppo per tanti versi la data ha prodotto. Ora non è solo la data, io vorrei dirlo, colgo questa occasione per dire che non è solo la data che ci restituisce purtroppo un quadro abbastanza preoccupante per certi versi. I dati in base, tutti quanti ne abbiamo parlato recentemente, sono dati che ci preoccupano, sono dati che preoccupano l'intera Italia, ma purtroppo preoccupano l'Abruzzo. Non è con piacere che dico che i dati relativi alle scuole superiori sono al di sotto della media nazionale. Ho avviato un percorso di, come dire, di riflessione con i Bassi, probabilmente per settembre, qui vi do un'anteprima, con i dirigenti scolastici, un team raccolto molto ristretto. Faremo un workshop con i Bassi per valutare, entrare nel vivo di questi dati, ma io non penso che il problema sia soltanto la DAD e soltanto l'anno che abbiamo trascorso. Certamente la situazione è peggiorata, sicuramente l'Abruzzo non era in quella situazione disastrosa che oggi ci restituisce l'indagine degli Imbalzi, però non è che eravamo in una situazione idilliaca, ecco, quindi forse è proprio dalle situazioni più complicate che l'italiano in generale dà il meglio di sé. E allora io vorrei approfittare, come dire, di questa situazione, della resilienza abruzzese, della capacità di resistere in situazioni difficili, per, partendo appunto da questi dati, approfondirli, analizzarli classe per classe. Questo che chiederò ai dirigenti scolastici, classe per classe, bisogna capire che cosa è successo, non la scuola in generale, intanto non vanno messi nel cassetto, intanto non vanno minimizzati, intanto non vanno demonizzati, bisogna prendere per quello che è una spia significativa di un fenomeno che a volte non cogliamo, che a volte possono essere devianti per certi versi, vuol dire sopravvalutati, ma comunque vanno valutati come elementi necessari di valutazione. Il fatto che dei ragazzi, che 4-5 ragazzi su 10 non riescono a raggiungere gli obiettivi elementari, basilari della matematica e dell'italiano, non stiamo parlando di altre comprensioni, di italiano e matematica, non ci può preoccupare. Cioè non ci può, come dire, tenere esente da queste, dalla proposizione dell'impegno. Ora la preoccupazione è un primo step, il secondo è l'approfondimento, il terzo è individuare delle strategie. Sicuramente le strategie, un po' chi conosce nel mondo della didattica, l'abbiamo anche avviato come USR tante volte, ne abbiamo parlato, sicuramente vanno introdotte metodologie didattiche che siano più accattivanti nei confronti dei ragazzi. Io ne sono convinta per formazione personale, professionale, abbiamo da sempre, da quando sono venuta qui in Abruzzo, cercato di accelerare, di pigiare il piede sull'acceleratore dell'innovazione didattica, che non è sempre soltanto digitale, guardate, cioè l'innovazione didattica passa attraverso una metodologia di coinvolgimento dei ragazzi, che purtroppo oggi sono molto più distratti della nostra epoca. Io oltre ad essere direttore sono anche madre, lo vedo, cioè è una fatica il leggere, non era una fatica per me leggere. Ma perché una fatica? Perché è molto più facile guardare un video. Perché guardare un video è empatico, è immediato. Allora leggere prevede un coinvolgimento e un impegno maggiore. E allora se io ragazzo tra l'una e l'altra cosa posso scegliere, io scelgo il video, perché poi abbiamo il tutorial su tutto. Non c'è un argomento sul quale non c'è un tutorial, che può essere un bene, ma deve essere, la scuola deve essere in grado di utilizzarle queste fonti, di farle proprie e avvicinarsi ai ragazzi, non perché dobbiamo fare il giovanilismo del momento, ma perché sono strumenti attraverso i quali noi recuperiamo quella dispersione implicita, che non vuol dire soltanto il ragazzo disperso non viene per scuola, ma di quel ragazzo che poteva fare molto di più e che ha fatto il minimo sindacale, come dice giustamente la Presidente delle Basse Iello, dobbiamo abbandonare l'idea, lo dico a voi ragazzi, che l'abbiamo stangata.
cioè non bisogna puntare al 6 perché così l'anno è passato e viva, andiamo avanti, perché poi all'università, e se non è neanche l'università nel mondo del lavoro, lì non ci sono scuse, non ci sono scorciatoie, se sei bravo vai, se non sei bravo ti fermi. E allora se noi vogliamo crescere, formarci e avere dinanzi a noi la possibilità di avere occasioni di vita e fare anche del nostro territorio un'occasione di lavoro, perché non necessariamente bisogna andare a Londra per lavorare e fare cose interessanti, oggi l'abbiamo sentito dalla viva voce di chi lavora sul territorio, quindi si possono fare cose interessanti anche rimanendo qui, forse è il caso di rimanere qui, ma rimanere qui con una mentalità diversa che ti porta a utilizzare anche il mondo agricolo ma con un occhio all'efficientamento. Quindi tutto questo per dirvi che la preoccupazione aleggia, quindi l'impegno è fondamentale. Io credo che dalle situazioni di maggiore difficoltà si possa rinascere, quindi non penso che tutto sia perduto, non penso che sono processi irreversibili, che non c'è nulla da fare. Io penso che invece a questo punto tutti dobbiamo metterci a fare, tutti dobbiamo concentrarci, e penso che a settembre, avviato l'anno scolastico nel modo migliore possibile, non mi chiedete come servirà perché non lo sappiamo ancora, a parte questo particolare, non appena sarà avviato l'anno scolastico, speriamo tutti in presenza, consentendo a tutti voi di essere più partecipi possibili della formazione, quindi in maniera viva, presente e vitale, poi possiamo iniziare questo approfondimento che ci possa nel corso dell'anno portare a trovare delle strategie. Strategie che non devono essere della classe pilota, devono essere strategie che ogni giorno in classe, in ogni consiglio di classe, in ogni aula si possono realizzare compiutamente per capire dov'è il gap, dov'è la discrasia e dove perdiamo ogni giorno non solo gli studenti, ma perdiamo la possibilità di offrire loro il massimo della conoscenza e quindi delle competenze a cui siamo tenuti, perché questo è il punto, noi siamo tenuti a fornire queste competenze, perché altrimenti la nostra mission salta, la nostra mission è perduta, l'impegno della scuola, dei ministeri, dell'organizzazione scolastica è essenzialmente ruota intorno ad un unico obiettivo, che siete voi, cioè dare la possibilità di formarvi al meglio possibile. Gli standard li abbiamo, i benchmark li conosciamo, le competenze le abbiamo analizzate, sappiamo tutto, intanto ci stiamo perdendo l'obiettivo, quindi questo secondo me è importante. In questa logica, queste occasioni di confronto immediato con i testimonial, con l'apertura al territorio, il confrontarsi con tutto questo è un'occasione di crescita che vi ricorderete per la vita, che secondo me è veramente unico e secondo me veramente contribuisce a colmare quel gap che parte della DAM, piuttosto l'allontanamento, la mancanza di socialità, l'empatia che si crea nel gestire la classe insieme possono determinare. Quindi io concluderei con un ringraziamento per l'organizzazione e sono stata contenta di essere qui, di essere venuto anche per qualche momento. Grazie a tutti. Grazie naturalmente anche alla scuola di aver fatto parte e lavorare soprattutto ai dirigenti scolastici che sono qui. Bene, si conclude la mattinata, adesso c'è il buffet, poi si riparte alle 14.30 più o meno con la visita a Palazzo Tilli e a Capo di Internamento. C'è anche la mostra interattiva presso il campus a Germanino a cura di Rocco Iezzi e degli studenti. Grazie agli studenti e a tutti coloro che sono intervenuti questa mattinata. Grazie ancora. Buon proseguimento.